Cari amici, eccoci giunti ad una nuova seduta, questa volta avente come oggetto principale il digiuno. È necessario innanzitutto sottolineare che il tema del digiuno è uno dei temi, quindi delle dottrine, più importanti di tutta quanta la scrittura, a tal punto che non conoscerlo, sottovalutarlo o addirittura rinnegarlo come non più in vigore porterebbe inevitabilmente al credente a un naufragio sicuro della fede. Forse qualcuno potrà rimanere perplesso da questa ardua affermazione, inserendo così chi parla nella lista degli esagerati, fanatici, legalisti, estremisti o magari ultra ortodossi, mentre invece è tutto l'opposto. Infatti, è la stessa Bibbia a porci davanti a molte verità spirituali assai profonde, esponendocele in modo semplice e richiedendocele in maniera leggera, ma pur richiedendocele, senza appesantire nessuno e, allo stesso tempo, senza coinvolgere chi non sia in grado di sopportare certi pesi, se così li vogliamo chiamare. Prima di inoltrarci in questo meraviglioso tema, vogliamo chiarire un paio di aspetti molto importanti, cominciando con la seguente domanda. Qual è il fondamento del digiuno? È chiaro ed è evidente, nonché dottrinale, che il fondamento del digiuno è la preghiera, mentre invece il fondamento di entrambi è la stessa parola di Dio, che ricordiamo essere Gesù stesso, e nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, così come ben specificato in Prima Corinti, capitolo 3, verso 11, dove leggiamo: perciò che nessuno può porre altro fondamento che quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo. Infatti, se levassimo questo fondamento, ognuno di noi potrebbe fare, dire e camminare come meglio crede, mentre invece così non sia. Tanto per fare alcuni esempi, potremmo iniziare con la preghiera stessa. Se venisse chiesto: è possibile non pregare? La risposta sarebbe assolutamente no. Altra domanda: e perché no? Beh, perché è scritto come forma di precetto e di comandamento che bisogna pregare, e chi non prega si viene a trovare sotto giudizio in quanto è un trasgressore della legge. Prima Giovanni capitolo 3 verso 4 ci dice che il peccato è la trasgressione della legge. Quindi, se la legge ci comanda di pregare e non lo facciamo, siamo sotto peccato e sotto giudizio. Altra domanda: possiamo pregare a chi vogliamo? Ad esempio ai morti. Vedi le preghiere rivolte a Maria, a San Pietro, San Paolo, Padre Pio, San Gennaro e tutte le Madonne, Madonnine nere, bianche, arancioni, fucsia, rosa, amaranto e chi più ne ha più ne metta, insomma tutti i morti. La risposta sarebbe assolutamente no, in quanto tutta la parola di Dio denuncia apertamente questa pratica come idolatrica e demoniaca.
condannando in questo modo all'inferno chiunque faccia tali cose. Ecco qui che la parola di Dio è il fondamento di tutto, quindi del cristianesimo stesso. Ora, se quanto detto non bastasse, potremmo aggiungere dell'altro, come ad esempio, possiamo pregare come ci pare? Risposta: assolutamente no. In quanto è ben specificato di pregare il Padre nel nome di Gesù per la forza e la potenza dello Spirito Santo. Altra domanda: annulliamo in questo modo la preghiera, ovvero dicendo che il fondamento di essa è la parola? Assolutamente no. Al contrario, confermiamo la preghiera, dal momento in cui, come già detto, lo ripetiamo, è la stessa parola che ci ordina, quindi precetto, decreto, di pregare, e ci dice come farlo e a chi farlo, a tal punto che chiunque non pregasse non capirebbe mai la stessa parola di Dio, in quanto offenderebbe la stessa non ascoltandola e non ubbidendola. Non dimentichiamo che la mancanza di fede è un peccato gravissimo davanti a Dio. Vedi Matteo 13 verso 58 oppure Romani 10 verso 17 e riferimenti. Ecco perché tutti quei cristiani che non passano almeno un'ora al giorno in preghiera non stanno bene spiritualmente, così come ben specificato in Marco capitolo 14 verso 37, dove leggiamo che Gesù pretese dai suoi discepoli che pregassero almeno un'ora. Pertanto, se Gesù pretese da loro una preghiera della durata di almeno un'ora di tempo, che ricordiamo ancora non erano convertiti, come ben affermerà Gesù stesso in Luca capitolo 22 verso 32. Quindi, quanto più chi è nato di nuovo, quindi è convertito e in più ha ricevuto il battesimo necessario dello Spirito Santo, dovrà passare almeno un'ora al giorno in adorazione, ringraziamento, preghiera e suppliche. Prima Tessalonicesi capitolo 5 versi 17, 18, 19 e riferimenti. Arrivati a questo punto e apportate le necessarie delucidazioni in merito sui relativi punti che fondamentano il digiuno, possiamo ora iniziare a parlare del digiuno partendo proprio dalla preghiera. Infatti, essendo questa il fondamento di esso, quindi del digiuno, se venisse a mancare, il digiuno si verrebbe a trovare senza alcun fondamento. Di conseguenza, quando un fondamento viene a mancare, automaticamente viene giù tutto ciò cui regge. In poche parole, se un cristiano non è un uomo o una donna di preghiera, ovvero non fa altro che trascurarla costantemente, ivi comprese le riunioni di culto, vivendo così un cristianesimo disordinato e seguendo una vita carnale, come può costui pretendere di affrontare un digiuno che, tra l'altro, implica un certo sforzo, se non ce la fa neanche ad affrontare forse anche un'ora di preghiera al giorno, seguita ovviamente da una vita cristiana ordinata? A tal proposito, il Signore in Isaia 58, versi 3 e 4, ma è bene leggere tutto il capitolo, ci dirà: ben digiunate voi, ma io non vi gradisco, non vi ascolto e non vi esaudisco. Pertanto, cari amici ascoltatori, così come è necessario e imprescindibile digiunare, ripetiamo, così come è necessario e imprescindibile digiunare, tassativo, è altresì necessario farlo nella giusta maniera, ovvero con un cuore desideroso di servire al Signore
piacere al Signore, vivere la sua volontà, credere ciecamente in tutto ciò che lui ci dice nella sua parola e ovviamente non solo accompagnare il digiuno col suo fondamento, cioè la preghiera, ma che questa sia una caratteristica della nostra vita cristiana ogni giorno, della nostra vita, appunto del nostro pellegrinar in questa terra, e non solamente una tantum quando digiuniamo e poi una volta digiunato, che dir di più, addio preghiera, addio comunione col Signore, addio lode, addio ringraziamento, addio partecipare alla vita della comunità, eccetera. Così non sia, cari amici e fratelli in ascolto. Un digiuno del genere non potrà mai essere presentato davanti a Dio. E per finire, così come il digiuno da un punto di vista materiale, poi più avanti spiegheremo queste affermazioni che ogni tanto faremo, il digiuno richiede un certo allenamento e una certa abitudine da un punto di vista materiale, allo stesso modo anche la preghiera richiederà la stessa cosa. Pertanto, se non siamo abituati a pregare regolarmente, quindi con costanza, come potremo pretendere di affrontare e sopportare un digiuno? Ragion per cui, prima di digiunare, controlliamo se la nostra vita di preghiera e comunione col Signore è ordinata in tutti i suoi aspetti e solo successivamente allora possiamo e dobbiamo iniziare a considerare e adottare l'abitudine regolare di digiunare. Gloria a Dio! E con questa ultima asserzione terminiamo con l'introduzione e diamo inizio al tema per dedicarci unicamente e completamente ad esso. Il digiuno. Il tema del digiuno è talmente complesso e articolato che risulta molto difficile per chi parla riuscire a capire da dove iniziare. Pertanto, dopo averci pensato su, mettendolo davanti la presenza di Dio in preghiera, si è deciso di affrontare l'argomento partendo dai giovani nella fede, i quali, una volta entrati in questo meraviglioso mondo, appunto della fede in Cristo Gesù, iniziano il loro pellegrinare in questo mondo come delle nuove persone, le quali non sono nate né da carne né da sangue, ma sono nate direttamente da Dio. Giovanni capitolo 1, verso 12 e 13. Prima di continuare, vogliamo aprire una parentesi dove ricordiamo che il digiuno deve essere guidato dallo Spirito Santo. Ma attenzione a questa affermazione, in quanto anch'essa è molto articolata. Di conseguenza ne parleremo più avanti, dove gli dedicheremo uno spazio completo, dedicandoci unicamente a questo punto per spiegarlo il meglio possibile. Adesso iniziamo dal più elementare, partendo appunto dai giovani nella fede. A chi parla? Diverso tempo fa gli fu raccontato un episodio che fu a dir poco sconcertante. Non si faranno nomi, in quanto non è questo che ci interessa, ciò che importa è l'insegnamento. La storia è la seguente. In un certo luogo, durante una riunione di chiesa, un predicatore instava i fedeli a digiunare a più non posso. Fu molto incisivo nell'asserire che col digiuno si sarebbe potuta fare qualsiasi cosa, ottenere qualunque cosa, eccetera. In mezzo alla comunità vi era un giovane, un ragazzo che si era accostato all'Evangelo da pochissimo tempo. Entusiasta da quanto detto dal predicatore, senza perdere tempo né pensarci un pochino, inizierà
immediatamente a digiunare drasticamente, senza averlo mai fatto prima, sottoponendosi così a degli sforzi fisici oltre il limite delle proprie possibilità e ovviamente senza la guida dello Spirito Santo. Poi vedremo il perché. Dopo diversi giorni, questo ragazzo andò completamente in esaurimento, a tal punto che mandò a quel paese il predicatore e non volle sapere più niente sia dell'Evangelo che di tutte le chiese. Domanda: cosa è successo? Senza catapultarci in un giudizio frettoloso, puntando il dito a discapito o discolpa di chi che sia, vogliamo rivolgere invece la nostra attenzione unicamente che alla Scrittura, e in particolare all'Evangelo di Matteo, al capitolo 9, i versi che vanno dal 14 al 17, e come sempre leggeremo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Amen. Leggiamo. Allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo spesso, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: ma possono gli amici dello sposo essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su di un abito vecchio, perché ciò porta via il rattoppo e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino in otri nuovi, così si conserveranno entrambi. La prima cosa che si desidera evidenziare sono i due termini contrapposti. Il primo sito nel verso 14, dove leggiamo non digiunano, con l'altro sito nel verso successivo, il 15, dove leggiamo allora digiuneranno. Nel libro dell'Ecclesiaste al capitolo 3 troviamo scritto che per ogni cosa c'è il suo momento. Di conseguenza non tutti i momenti sono opportuni o propizi per tutto. Ed è per questo che il Signore ci ha dotato di ragione, di intelligenza, conoscenza e soprattutto ci ha donato il suo Santo Spirito, il quale, ricordiamo, non è né contro la ragione né contro il buon senso, anzi, piuttosto, migliora tutte queste cose e le ricrea qualora non vi si trovassero nel credente. Se ci fate caso, il passo appena letto in Matteo 9 risalta questa grande verità, anche se lo fa in maniera meno incisiva che l'Ecclesiaste, ma comunque è evidente che vi è un tempo per tutto. Nel mettere in pratica gli esercizi della fede, le debolezze e le vulnerabilità dei giovani cristiani devono essere tenute in considerazione. Se questo principio non venisse adottato, potrebbe portare i giovani nella fede a scoraggiarsi. Forse il nostro Signore Iddio non fa lo stesso con noi? Oh, se ben ricordate quando gli ebrei fuoriuscirono dall'Egitto, il Signore non li fece mica passare per la via dei Filistei, affinché, vedendo la guerra, non venissero meno o non fossero venuti meno nelle proprie forze. Questo è scritto in Esodo 13, verso 17 e 18. Allo stesso modo, Giacobbe ebbe cura di non sovraccaricare i propri figlioli e il proprio bestiame.
E così dobbiamo far noi coi piccoli che si accostano alla fede, non richiedendogli quello che non sono in grado di fare, a meno che, ovviamente, non sia lo Spirito Santo a farlo. Ma di questo, come già detto, ne parleremo più avanti. Andiamo per gradi e torniamo al capitolo 9 di San Matteo. Così come per mancanza di cura le botti potrebbero esplodere e così far perdere il vin buono, Matteo 9,17. Allo stesso modo si potrebbe verificare un aborto spirituale se sovraccaricassimo di lavoro i giovani nella fede. Impariamo a non praticare l'oltre di quello che è scritto, 1 Corinti 4,6, versione Luzzi, versione Nuova Diodati. Allo stesso modo non si possono cucire toppe nuove su abiti vecchi, Matteo 9,16, in quanto l'abito si stracerebbe. Quindi la rottura si farebbe maggiore. Nota bene, la scrittura non dice che l'abito vecchio è da buttare, questo è incisivo. Al contrario, pone enfasi sul fatto che non si deve rovinare ulteriormente affinché non vada perso. Dunque il principio è la sua preservazione. Anche ciò che è buono potrebbe diventare non consono se non è il momento, diventando così inopportuno, quindi rovinando. Il Signore Gesù non disse mai che i suoi discepoli non dovevano digiunare. Egli semplicemente disse: non è il momento. I discepoli di Cristo non erano in grado di sopportare questi esercizi fisici, che vero è che devono essere guidati dallo Spirito Santo, ma anche materialmente parlando implica una certa abitudine. Ora, costoro non erano abituati a sopportare queste fatiche fisiche, in quanto non erano uomini religiosi fatti, ed erano estranei a tutte quelle accademie molto rigorose del tempo, quali i farisei, gli esseni, la scuola dei profeti, i nazirei, tutte quelle accademie ultra ortodosse del tempo, e insomma chi più ne ha più ne metta. Probabilmente sia i farisei che i discepoli di Giovanni venivano da alcuni di questi movimenti ultra ortodossi e quindi rigorosissimi, mentre invece i discepoli di Cristo, essendo stati presi direttamente dalla loro chiamata, non erano che degli umili pescatori, alieni a tutte queste pratiche rigide eseguite con estrema regolarità e inflessibilità. Di conseguenza non potevano sopportare quei rigidi comportamenti richiesti da quest'ultimi. Pertanto, qualora fossero stati esposti a questi rigidissimi esercizi prima del tempo, sarebbero stati come quel vestito vecchio che, rattoppato con toppe nuove, si sarebbe logorato ancora di più, essendo così destinato unicamente che all'essere gettato via nella spazzatura. Oppure sarebbero stati come quei otri vecchi che, avendo ricevuto del vino nuovo, si sarebbero rotti immediatamente. Allo stesso modo succede ancora oggi con tutti quei credenti che, essendo giovani nella fede, non devono essere esposti agli esercizi della fede in modo rigoroso e pesante, a meno che, ripetiamo, ovviamente non sia direttamente lo Spirito Santo a farglielo fare. E di questo, lo ripetiamo ancora, ne parleremo dopo. Non dimentichiamo che i discepoli di Gesù, prima di inoltrarsi completamente in questi esercizi in modo completo, dovranno ricevere prima il battesimo nello Spirito Santo. Vedi Fatti degli Apostoli, capitolo 2. Ora attenzione! Questo non significa che chi non ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo non può digiunare. No, non stiamo dicendo questo. Ma certamente non avrà né la stessa forza di chi lo ha, né tantomeno la stessa guida.
e comunque bisogna prima convertirsi, questo è tassativo, ovvero nascere di nuovo, e loro non erano ancora convertiti. Luca 22:32 lo mette nero su bianco, e Gesù parlò a Nicodemo della nuova nascita. Questo è scritto in Giovanni capitolo 3. Benedetto è il nome del Signore. Alla luce di quanto esposto fin qui, possiamo ora tornare al nostro amico già citato all'intro, il quale lo useremo come esempio per rappresentare tutti coloro che, essendo giovani nella fede, desiderano digiunare. Un buon desiderio. Bene, come ricordate, costui, dopo aver ascoltato una predicazione enfatizzata sul digiuno, si immerse in esso per molti giorni, fino al punto di esaurirsi e mandare tutti e tutto all'aria, lasciando così la Chiesa e soprattutto la fede. Ora, come già detto, senza entrare in merito a chi ha sbagliato, a chi ha ragione, a chi ha torto, eccetera, non è questo che ci interessa. Quello che invece ci interessa è capire come servire il Signore e ovviamente servirlo bene e senza farci male, dal momento in cui Egli è il primo che non vuole che ci si faccia del male. Non dimentichiamo che il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, di conseguenza dobbiamo trattarlo con estrema cura, amore e rispetto. Prima Corinti capitolo 3 verso 16, 17 e molti altri riferimenti. La prima cosa che il neocredente deve realizzare è che deve far parte di una chiesa di sana dottrina, che sia matura e con i piedi ben radicati nel saldo fondamento dell'Evangelo. Fuggiamo da tutti quei pseudo movimenti dove vediamo gente che cade per terra all'indietro. Questo è satanico, vedi Isaia 28:13 e contesto biblico. Oppure quelle chiese antitrinitarie o New Age o G12 o legalismo religioso, oppure l'esatto opposto, appunto, libertinaggio assoluto, predestinazionisti o il regno adesso, detto anche dominionismo, kingdom now, eccetera eccetera. Non dimentichiamo quello che dice la parola di Dio su Babilonia, che significa confusione spirituale. Dice la scrittura: esci da essa, o popol mio. Apocalisse 18 verso 4. Quindi se siamo coscienti, ripeto, coscienti, quindi consapevoli che la chiesa o il pastore che si frequenta è apostata, non possiamo pretendere la benedizione di Dio se volontariamente ci opponiamo ai suoi comandamenti. Appunto, Apocalisse 18, 4. E ancora in Giovanni 14, 21 leggiamo: chi ha i miei comandamenti e li osserva, esso è quel che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io ancora l'amerò e mi manifesterò. Pertanto, se prima si frequentava una chiesa apostata senza saperlo, il credente era semplicemente una vittima. Ma una volta venuta la conoscenza, se si persevera in questa attitudine, si passa da vittima a complice. Ripeto, complice. E per questi non ci può essere nessuna benedizione, nessuna guida, nessun intervento di Dio. Nulla di niente. E anche se ci saranno dei miracoli, ivi non ci sarà il Dio. Vedi Matteo 7 verso 22 e 23, ma soprattutto Deuteronomio 13, i primi 5 versi e riferimenti. La seconda cosa da fare prima di digiunare, ripetiamo, sempre se si è giovani nella fede, attenzione, questo che stiamo per dire adesso non vale per gli anziani o i maturi nella fede, questo secondo punto appunto. La seconda cosa da fare per i giovani nella fede,
e parlarne col proprio pastore affinché possa darci dei suggerimenti secondo il consiglio della parola di Dio. Qualcuno forse storcerà il naso dicendo: ma non è scritto che chi digiuna non deve dirlo a nessuno, fitto farlo di nascosto? Beh, quante volte nella Bibbia leggiamo che i servi di Dio digiunavano? Semplicemente tante volte. E in tutta la Bibbia troviamo scritto con tanto di nome e cognome chi era che digiunava, quando stava digiunando, in che momento lo faceva. Pertanto, per leggerlo è ovvio che lo facevano presente o no. Il punto piuttosto è un altro, ovvero quello di non vantarsi del digiuno, cioè farlo non per Dio ma per essere visti dagli uomini col fine ultimo di ricevere la loro lode e ammirazione, e magari gonfiarsi e sentirsi giusti grazie ai propri sforzi, dando così la gloria al proprio io, alla propria capacità, piuttosto che a Dio. Questo è gravissimo. Benedetto il nome del Signore, fuggiamo da questi sentimenti. È scritto che l'Apostolo Paolo stava digiunando per sapere quello che doveva fare, e tutti sapevano che Paolo stava digiunando. Quindi, tranquillamente, ripetiamo il consiglio: se siete giovani nella fede, andate dal pastore e diteglielo affinché il pastore vi introduca nel digiuno secondo la Bibbia, che voi non conoscete. D'altronde, se siete giovani nella fede, è normale che non conosciate la Bibbia. Anche se l'avete letta una sola volta o due volte, non potrete mai avere la conoscenza di un uomo di Dio che sono 10, 20, 30 anni che non solo legge la Bibbia, ma che la studia, che la vive e che conosce delle profondità che non si acquisiscono in poco tempo leggendo semplicemente la Bibbia due o tre volte. Hai voglia, così come chi ha molti anni studiando la Bibbia non arriverai mai, perché la Bibbia è infinita. Alleluia. Quindi andate dal pastore, diteglielo affinché esso vi introduca secondo la Bibbia nel digiuno fatto in modo corretto. Vi consiglia anche secondo la propria esperienza, che a sua volta deve essere biblica. Immaginate, per fare un esempio, una sorella che, trovandosi incinta o avendo magari partorito da poco, andasse dal pastore, un uomo di Dio vero, e gli dicesse che vuole digiunare. Ma è chiaro che qualsiasi pastore con un minimo di criterio gli dirà assolutamente di non farlo. E questo non vale solamente per le donne incinta, ma vale altresì per tutti quei credenti che, essendo affetti da patologie serie, ripetiamo serie, non possono affrontare tali fatiche. Infatti è compito del pastore quello di ammaestrare il popolo nelle vie di Dio e di insegnargli che il Signore ascolta tutti alla stessa maniera, sia chi digiuna che chi ne è impossibilitato per vari motivi, appunto, seri. Altro errore molto comune nei giovani è quello di pensare che il Signore gli abbia detto, quando invece il Signore non gli ha detto un bel nulla, ma è semplicemente la loro inesperienza. Immaginate se una donna che sta per partorire se ne uscisse con la frase: il Signore mi ha detto, che magari chissà quanto tempo deve digiunare. Immaginate quanti danni potrebbe fare se non venisse fermata a tempo prima di cimentarsi in un digiuno chissà di quanti giorni. Ecco che risulta importantissimo parlarne col pastore, anche perché molti che desiderano digiunare non sanno neanche come si fa e soprattutto a cosa serve il digiuno. Ora, attenzione, con questo non vogliamo assolutamente dire che il Signore non parla, non interviene e non si manifesta nei giovani nella fede. Al contrario, noi affermiamo queste cose, la parola di Dio ne parla, ma attenzione a
a non mettere in bocca a chi parla parole che non sono state dette. Semplicemente stiamo dicendo di essere maturi e di capire se è veramente la voce di Dio oppure è la nostra immaginazione. Tutto qui, e queste cose si verificano costantemente. Ecco che il Signore ci ha inserito in delle comunità, e questo è biblico, dove ci sarà un pastore, e questo è biblico, o un anziano, e anche un corpo di anziani, ciascuno col proprio dono, i quali sono molto utili all'opera di Dio. La Bibbia in questo è molto chiara. Attenzione, qualsiasi cristiano dica io non ho nessun pastore, solo Gesù è il mio pastore, è un cristiano che non ha capito un bel nulla sul consiglio di Dio nella Bibbia e soprattutto non vuole sottomettersi a nessuna autorità, e quindi a cominciare dal Signore stesso che la trasmette nella sua parola, e tutte queste cose sono ben specificate in essa. Bene, tanto per fare alcuni esempi di tipo pratico sul digiuno in mano a un credente giovane nella fede, vogliamo aprire una parentesi. Ricordiamo che stiamo parlando del digiuno che non è stato ordinato al credente in modo categorico dallo Spirito Santo. Più avanti si parlerà più dettagliatamente di questo. Ora, tornando a noi, immaginate un credente giovane nella fede che non ha mai digiunato in vita sua. Immaginiamo anche che questo credente esegue una alimentazione a dir poco sbagliata ed esageratamente abbondante, oltre il normale, avendo una totale carenza di autocontrollo sul proprio corpo nei confronti del cibo. Immaginate costui se all'improvviso, così, di amblè, come diciamo a Roma, cioè dall'oggi al domani, si venisse a trovare ad affrontare un digiuno di 24 ore senza mangiare e magari anche senza bere. Ma provate un po' a pensare da soli quello che succederebbe nel suo organismo, ma anche nella sua psiche. Beh, mi immagino già il sorriso sulle labbra di qualcuno che, essendo maturo nella fede, sa perfettamente quanti bambini spirituali esistono, che sono convinti che Dio gli ha detto, che Dio qui, che Dio là, che Dio giù, che Dio su. Beh, anche chi parla personalmente quante volte nella vita si è sentito dire «Il Signore mi ha detto!» Dopo poco tempo, ecco le capriole e i ruzzoloni fare la loro apparizione. Pertanto, si ripete, sarebbe opportuno prima di iniziare a digiunare parlarne col pastore e adottare, abbracciare, accogliere un buon autocontrollo sul proprio corpo nei confronti del cibo e anche sulle altre cose, ovviamente. Ma adesso stiamo parlando del cibo. Infatti, se io, ad esempio, tutta la settimana mi strafogassi di cibo a pranzo, a cena, a merenda e a colazione, e poi un giorno decidessi di stoppare improvvisamente l'alimentazione per affrontare un digiuno di 24 ore, come pensate che reagirebbe il mio fisico? Questa è ragione, è raziocinio. E ricorda che fede, ragione e raziocinio non sono nemici. Attenzione! E soprattutto pensate che il Signore sarebbe contento di questo? È una buona domanda. Se si dovesse fare un paragone, seppur assurdo, concedetecelo, ma non sarebbe meglio avere un buon autocontrollo su se stessi e sulla propria alimentazione e non digiunare, piuttosto che, non avendo nessun autocontrollo, ci lasciassimo cadere nelle lascivie? Marco 7:22, mangiando e strafogandoci tutta la settimana più non posso, rovinando così il nostro corpo, che ricordiamo nuovamente esso è il tempio di Dio. E poi magari improvvisamente iniziassimo a digiunare per 24 ore. Ma certamente sarebbe uno shock per il nostro organismo. Come già detto,
se dovessimo fare un paragone seppur assurdo, ma sarebbe meglio avere un buon autocontrollo sul proprio corpo e non digiunare piuttosto che il contrario. Personalmente pensiamo che il Signore approverebbe più una situazione di autocontrollo che altro. Ovviamente abbiamo fatto un esempio abbastanza, come dire, può sembrare assurdo, ma per far capire delle grandi verità spirituali ma anche materiali. D'altronde lo spirituale alberga in un corpo materiale e le due cose devono trovare conciliazione l'una verso l'altra. Benedetto è il nome del Signore. Ricordiamo che siamo il Tempio di Dio. Un Tempio materiale che contiene cose meravigliose spirituali. Bene, cari amici, quello che stiamo cercando di dire è che la fede non ha mai sradicato l'utilizzo anche della ragione, ovvero, ripetiamo, il raziocinio. O pensate che lo Spirito Santo abbia annullato la ragione nel credente, annientando così quello che egli stesso ha creato? Genesi 1:26. Beh, se qualcuno pensasse questo, con molto rispetto lo si invita a rivedere le proprie posizioni alla luce della stessa parola di Dio. Ovviamente questo non significa che il Signore si può riservare di chiederci anche delle cose che siano irragionevoli, ma questo non significa assolutamente annullare il raziocinio. Piuttosto lo scopo è quello di insegnarci ad avere fede in Lui, nonostante la richiesta sia irrazionale. Un esempio su tutti è quando Pietro camminò sulle acque, Matteo 14:28. Bene, una volta terminato anche con quest'altro aspetto del digiuno, come vedete parlare del digiuno è molto articolato, ora possiamo passare ad affrontare gli altri argomenti. Avendo chiarito che il credente deve inserirsi nel digiuno in maniera graduale e che non ci si può catapultare improvvisamente, passiamo ora a esaminare alcune posizioni che, a nostro avviso, sono estremiste. Il legalismo religioso. Esso asserisce che se il digiuno non è come quello ebraico, non è accettato da Dio. Personalmente chi parla non riesce a capire questa posizione, in quanto qualunque cosa venga offerta a Dio, secondo le proprie possibilità, in questo caso fisiche e non solo, ma è chiaro che Dio sarà contentissimo di accettarle. Un esempio su tutti? Beh, Daniele capitolo 1, i versi che vanno dall'8 al 21 sono molto delucidanti. Pertanto il consiglio personale, ovviamente dopo quello di parlarne col proprio pastore, è di iniziare il digiuno in modo graduale. Diversi giorni prima iniziamo col diminuire i pasti e quando arriverà il giorno da dedicare al digiuno non iniziamo subito con quello di 24 ore, cioè quello ebraico, ma piuttosto iniziamo con qualche ora al fine di incominciare a far abituare il nostro organismo a questa meravigliosa, importantissima e necessaria pratica spirituale. Ad esempio potremmo saltare la colazione oppure il pranzo e solo successivamente si potrà iniziare ad aumentare le ore in base a come il nostro fisico reagisce. Ma per questo ci vorrà del tempo. Molti credenti non realizzano qual è la differenza fra un ebreo osservante e un gentile, un goim. Come già detto prima, così come c'era una sostanziale differenza fra i discepoli del Signore e i farisei religiosi, abituati ormai da tanti anni a queste pratiche rigide e ortodosse, allo stesso modo c'è differenza fra un gentile
che non ha mai digiunato in vita sua? È un ebreo osservante che digiuna fin dalla sua giovinezza? Teniamo in conto queste cose. Un altro errore molto comune è anche quello di strafogarsi prima di iniziare a digiunare, pensando così di riuscire a resistere più ore senza mangiare, mentre invece si otterrà l'esatto effetto opposto di quello desiderato. Non dimentichiamo che più si mangia, più il nostro stomaco si apre e più cibo si vorrà ingerire. Ecco l'importanza di avere sempre un buon equilibrio, un buon autocontrollo, sempre. Ovviamente non solo su ciò che si mangia, ma anche sulle quantità che si consumano. Tornando ora alla durata del digiuno, faremo alcuni esempi che ci serviranno per capire se un digiuno deve durare necessariamente 24 ore oppure no. Ecco qui l'esempio. I nostri anziani nella fede. Essi, che hanno un'età molto elevata, ad esempio 80 anni, 85 anni, a causa di questa saranno impossibilitati a realizzare un digiuno di 24 ore, ma è chiaro. Pertanto essi, per risolvere il problema, semplicemente si fissano un tempo, dove in questo tempo si astengono dal cibo per dedicarsi alla preghiera. E in questo tempo, che varia da persona a persona, può essere anche di 2 o 3 ore a seconda delle proprie possibilità, che ricordiamo stiamo parlando di ultra ottantenni, questo tempo lo dedicano alla preghiera e si astengono anche dal cibo. Ora, ecco la domanda del milione. Pensate che il Signore non gradisca un credente del genere perché il digiuno non è stato di ore 24? Come dice appunto il legalismo religioso? Oppure pensate che il Signore non lo prenda come un digiuno? Beh, ognuno la pensi come vuole. Come dice la scrittura, non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di amarvi gli uni gli altri. Personalmente sapete già qual è la posizione di chi parla. Pertanto, alla luce di quanto esposto fin qui, rimaniamo sereni e tranquilli e diamo al Signore secondo le nostre possibilità. Può darsi che non riusciremo mai a fare un digiuno di 24 ore a causa del nostro fisico malato, appunto di qualche grave patologia che ci impedisce di digiunare forse anche poche ore, oppure può darsi di sì. Ad ogni modo, qualunque cosa faremo, teniamo presente che il Signore ci amerà a prescindere. Alleluia, gloria a Dio. La cosa importante è riuscire a capire quali sono i limiti del nostro corpo e non andare oltre, anche perché Dio non ci chiede di più di quello che gli possiamo dare. Altra cosa molto importante è quella di riuscire a capire anche i nostri limiti spirituali. Non dimentichiamo quello che abbiamo detto poc'anzi: corpo e spirito voglio dire, camminano insieme in questo mondo. In questo mondo c'è un corpo, nell'altro mondo carne e sangue non erederanno il regno di Dio, è un'altra storia, ma qui sì. E quindi la cosa importante è riuscire a capire i nostri limiti anche fisici e anche spirituali. Infatti non dimentichiamo che, a differenza del Signore Gesù, Giovanni capitolo 3 verso 34, a noi lo Spirito ci è stato dato con misura. Efesi capitolo 4 verso 7, Matteo 25 verso 15. Bene, cari amici, chiariti i vari aspetti generali che caratterizzano un vero digiuno, che ricordiamo è ancora in vigore. Non prendiamo per buone tutte quelle istituzioni teologiche che insegnano che il digiuno era solo per allora
e che oggi non dobbiamo più digiunare. Bene, questo è falso. Il digiuno è ancora per oggi. Quindi, terminata anche quest'altra parte del digiuno, possiamo ora affrontare l'argomento che tratterà a cosa serve il digiuno e cosa è il digiuno. Levitico 23 vi troviamo la festività dello Yom Kippur, ovvero il giorno dell'espiazione. Leggiamolo insieme. Levitico 23, i versi che vanno dal 27 al 29. Ma nel giorno di questo settimo mese, che è il giorno dei purgamenti, celebrate una santa radunanza e affliggete le vostre anime e offrite da ardere al Signore. In questo giorno non farete alcun lavoro, perché è il giorno dell'espiazione, per fare espiazione per voi davanti all'Eterno, il vostro Dio. Poiché ogni persona che in questo giorno non si umilia sarà sterminata di mezzo al suo popolo. Sempre in Levitico, capitolo 16, verso 29, leggiamo: e siavi questo per statuto perpetuo, nel settimo mese, nel decimo giorno del mese, affliggete le anime vostre e non fate alcun lavoro, né colui che è natio del paese, né il forestiere che dimora fra voi. Se fate attenzione, sia nel capitolo 16 che nel 23esimo troviamo la parola affliggete, mentre invece nel capitolo 23 troviamo anche il termine umiliarsi, dove verrà ripetuto nel verso 32. Nota bene, quando la Bibbia ripete il termine due volte, ciò sta per amen, che tradotto nella propria lingua, dalle nostre traduzioni bibliche, dal greco antico per quanto riguarda il Nuovo Testamento, si traduce con in verità, in verità. Pertanto, parafrasato, significa vero, vero, così sia, così sia. In poche parole, la scrittura ci sta dicendo poni mente e fai attenzione a non sviarti da questo che sto per dirti. Come già detto, il decimo giorno del settimo mese indica una festività solenne, la quale oggi viene ricordata e celebrata dagli ebrei come il giorno dello Yom Kippur, il giorno per l'espiazione e del pentimento, dove ogni devoto ebreo esamina il proprio operato realizzato durante l'anno. In questo giorno era e è ancora oggi, almeno per gli osservanti del giudaesimo, necessario adempiere un digiuno al Signore da tramonto a tramonto, cioè di 24 ore, come ben precisato in Levitico 23 verso 32. Ecco qui uno dei passi delucidanti sul digiuno ebraico dell'esatta durata di ore, appunto 24, dalla sera alla sera seguente, come ben precisa il testo. È necessario che non vi lasciate confondere dall'assenza del termine digiuno. Esso è implicito e anche esplicito, sia nella voce affliggere che nel termine umiliare. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, in Isaia 53, i versi che vanno, ovvero il verso 3 e il verso 5, ce lo mette nero su bianco. Ora, fin dai tempi veterotestamentari, gli ebrei, che ricordiamo sono i portatori degli oracoli di Dio, Romani 3:2, hanno commemorato questo giorno con un solenne digiuno. D'altronde, come si può umiliare e affliggere la propria anima in modo completo senza il digiuno? Anche perché era il giorno dell'espiazione dei propri peccati. Quindi era un momento molto delicato, bisognava donarsi completamente al Signore, con l'anima, con lo spirito e ovviamente anche con il corpo. Infatti, a differenza del primo giorno di questo settimo mese, nota bene,
che oggi viene festeggiato come uno dei tre capodanno ebraici, ovvero il Rosh Hashanah, in esso bisognava portare afflizione, pentimento e umiliazione, mentre nel primo giorno bastava semplicemente astenersi da ogni opera servile e suonare lo shofar. Questo nel primo giorno, appunto, quando si festeggia il Rosh Hashanah. Mentre invece nel quindicesimo giorno, sempre del mese in corso, quindi questo settimo mese, vi troviamo la famosissima festa dello Sukkot o delle capanne, conosciuta altresì come la festa dei tabernacoli. E questa viene celebrata come la solennità più allegra dell'anno. Vedete, in questo mese vi troviamo queste tre festività che sono molto importanti. Quindi lo Yom Kippur, il Rosh Hashanah e le capanne, Sukkot o tabernacoli, che dir si voglia. E l'una è diversa dall'altro in diversi aspetti, come abbiamo sommariamente appena descritto. Bene, come possiamo notare, nel digiuno riconosciamo la sovranità di Dio e al contempo la nostra posizione davanti a Lui come peccatori, bisognosi, indegni, dipendenti, mancanti, in poche parole, impossibilitati ad accostarci a Lui direttamente, ma unicamente che attraverso la sua grazia. Ed ecco qui il digiuno che evidenzia tutta la nostra fragilità e dipendenza, esaltando così la sua sovranità, maestà e autorità. Altro che io decreto, io ordino, come asseriscono alcuni movimenti satanici che hanno tolto la preghiera e la supplica per decretare e ordinare a Dio quello che deve fare, piuttosto che mettersi loro a digiunare e pregare che il Signore abbia misericordia. Infatti, a scanso di equivoci, subito dopo l'apparente ordine descritto in Marco 11:23, che tanto si vuole sfoggiare per portare avanti questa pseudo dottrina dell'ordinare e del decretare, se si continuasse a leggere e si esaminasse il tutto nel contesto, il verso successivo al 23esimo, quindi Marco 11:24, sarà lo stesso Signore Gesù che ci dirà ciò che sarà chiesto in preghiera sarà otorgato, e mai ordinando e decretando. Pertanto il principio del contesto è la preghiera e la fede e non altro. Quindi il digiuno è un cercare Dio come si deve, con umiliazione, pentimento, abnegazione di se stessi. È un riconoscere noi stessi quali indegni peccatori. Nel riconoscere Lui, crediamo in Lui. Quindi lo invochiamo con tutte le forze che abbiamo, quali anima, spirito e appunto corpo. Corpo uguale digiuno. In poche parole, oltre che ovviamente una vita consacrata, ma questo ne deve conseguire al digiuno e ne abbiamo comunque già parlato. Insomma, in poche parole, ecco la descrizione del digiuno riassunta coi termini affliggersi e umiliarsi. Detto ciò, ora vogliamo passare alla lettura di un testo molto importante, già ne abbiamo parlato poc'anzi, ma adesso vogliamo veramente leggerlo così, appunto, come lo troviamo in Isaia 58. Leggiamo. Grida con gola, non rattenerti, alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo i suoi misfatti e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Ben mi cercano ogni giorno e prendono piacere di saper le mie vie, a guisa di gente che si adoperi a giustizia e non abbia lasciata la legge dell'Iddio suo. Mi domandano dei giudizi di giustizia, prendono piacere di accostarsi a Dio. Poi dicono: perché abbiamo noi digiunato e tu non vi hai avuto riguardo? Perché abbiamo afflitte le anime nostre e tu non vi hai posta mente? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi trovate del diletto e riscotete tutte le vostre rendite. Ecco, voi digiunate a liti e a contese e per percuotere empiamente e col pugno.
non digiunate più come fate oggi, se voi volete che la vostra voce sia esaudita da alto. Il digiuno che io approvo e il digiuno che l'uomo deve affliggere l'anima sua, egli tale? Nominerai tu questo digiuno e giorno accettevole al Signore che l'uomo chini il capo come un giunco e si corichi nel cilicio e nella cenere? Non è questo il digiuno che io approvo, che si sciolgano i legami di empietà, che si sleghino i fasci del giogo e che si lascino andar franchi quelli che sono fiaccati e che voi rompiate ogni giogo? E che tu rompi il tuo pane a chi ha fame e che tu raccolga in casa i poveri erranti, che quando tu vedi alcuno ignudo tu lo copri e non ti nascondi dalla tua carne. Allora la tua luce spunterà fuori come l'alba e il tuo ristoro germoglierà subitamente e la tua giustizia andrà davanti a te e la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora tu invocherai e il Signore risponderà e dirà: eccomi, se tu togli del mezzo di te il giogo, l'alzare il dito e il parlare iniquità, ed apri l'anima tua a colui che ha fame e sazi la persona afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua oscurità sarà come il mezzodì. E il Signore ti condurrà del continuo e sazierà l'anima tua nell'arsure ed empirà di midolla le tue ossa, e tu sarai come un orto adacquato e come una fonte d'acqua la cui acqua non fallisce. E quelli che usciranno di te riedificheranno i luoghi già ab antico deserti. Tu ridisserai i fondamenti di molte età dietro e sarai chiamato ristoratore delle ruine, racconciatore dei sentieri da poter abitare. Se tu ritrai il tuo pie per non far le tue volontà nel sabato, nel mio giorno santo, e se tu chiami il sabato delizie, e quello che è santo al Signore onorevole, se tu l'onori senza operare secondo le tue vie, senza ritrovar le tue volontà e senza dir parola, allora tu prenderai i tuoi diletti nel Signore, ed io farò cavalcare sopra gli alti luoghi della terra e ti darò mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, perciò che la bocca del Signore ha parlato. Bene, cari ascoltatori, come abbiamo appena letto, il digiuno è gradito a Dio, sì e amen, ma attenzione, a condizione, quanti se ci sono in questo passaggio. Se tu fai questo, se tu fai questo, se tu fai quest'altro, allora io. Nota bene, è importante comprendere. Ora, costoro, come abbiamo potuto leggere certamente, digiunavano. Ma digiunavano per se stessi e non di certo per Dio. Digiunavano sì, ma persistevano nei propri peccati. Digiunavano sì, ma per ottenere dei benefici carnali e abominevoli davanti a Dio. Nota bene. Piuttosto che digiunare per l'avanzamento del regno di Dio, sia dentro di loro che ovviamente intorno di loro, e la cosa più triste era che non avevano amore per il prossimo. Vedi versi 1, 4, 7 e 10. In particolare il 4 ci rivela tutto il carattere violento di questi uomini. Leggiamolo nuovamente insieme. Verso numero 4. Dice: ecco, voi digiunate a liti ed a contese. E poi aggiunge con una congiunzione e dice: e per percuotere empiamente col pugno. Nota bene, col pugno. Essi litigavano facilmente e sempre. E se non bastasse, percuotevano anche empiamente e col pugno. Insomma, malmenavano il prossimo. E tutto questo ingiustamente. Cioè senza motivo, poiché il termine empiamente sta per ingiustamente. Ovvero non colpivano un ladro, l'oppressore, l'omicidia, il violentatore, il bestemmiatore, il rapinatore, un assassino, uno strozzino. No,
non percuotevano questi. Magari questi li lasciavano anche andare, chissà. No, percuotevano colui che non doveva essere colpito. Cioè l'innocente malcapitato, insomma, digiunava per maltrattare il proprio fratello o magari il servo. Non importa chi esso fosse, quello che facevano già di per sé era abominevole e a rendere il tutto ancora più abominevole era il fatto che tutto veniva eseguito con suppliche, preghiere e digiuni. Incredibile, no? Bene, è rilevante notare come il peccato li aveva accecati fino al punto da non fargli più vedere la propria nudità. Essi vengono rimproverati da Dio già a partire dal verso 1 e nel verso 3 leggiamo come pretendevano che Dio gli rispondesse. Che presunzione! E quasi quasi lo rendevano anche ingiusto, in quanto la sua risposta non arrivava nonostante i loro digiuni o i propri digiuni. Questo ci deve insegnare a noi a prestare molta attenzione al nostro comportamento davanti al Signore, affinché vivendo una vita licenziosa non diventiamo ciechi ed empi anche noi, fino al punto di non accorgercene più e pretendere da Dio delle risposte solo perché preghiamo, digiuniamo e facciamo parte anche di una chiesa di sana dottrina. Attenzione, tutte cose buone queste, e necessarie, non stiamo dicendo che non dobbiamo farle, ma tutte cose buone e necessarie a patto che siano accompagnate da una vita di fede e amore nei confronti del Signore e ovviamente del prossimo. Chi dice di amare Dio e non ama il prossimo, esso mente. Possiamo vedere per esempio a tal proposito Luca 18:9-14, Salmo 42:7, ma insomma i versi sono tanti, ma basta leggere la parola di Dio per capire quello che essa ci consiglia, ovvero il consiglio di essa. Arrivati a questo punto e avendo capito cosa è il digiuno e cosa è un digiuno e cosa non è un digiuno, perché non solo si deve capire cos'è il digiuno ma anche cosa non è il digiuno, bene, siamo arrivati all'ultimo punto da trattare, e cioè a cosa serve il digiuno. Qual è il suo obiettivo? Qual deve essere il suo risultato? Quindi le conquiste da realizzare, ovviamente sempre per grazia. Bene, il verso 7 è molto delucidante in questo capitolo e vogliamo rileggerlo insieme. Verso numero 6. È scritto che si sciolgano i legami di impietà, che si sleghino i fasci del giogo e che si lascino andar franchi quelli che son fiaccati e che voi rompiate ogni giogo. Questo verso ci rappresenta una delle grandi verità del mondo spirituale che ci circonda, ovvero i legami di impietà che in qualche maniera coinvolgono molti e, ahimè, spesso senza che neanche ci si possa accorgere a causa della nostra poca spiritualità causata dalla trascuratezza della fede. Dopo che il credente ha gustato le potenze del mondo a venire, se esso gli volta le spalle tornando così alle cose vecchie, automaticamente sta spegnendo lo Spirito Santo dentro il proprio cuore. Prima Tessalonicesi capitolo 5 verso 19. E al contempo, al far questo, si permette l'entrata all'avversario, che farà di lui una persona 7 volte peggiore di quello che era prima. Luca capitolo 11 verso 26. Molto spesso i credenti prendono troppo sotto gamba la parola di Dio, specialmente per quel che riguarda l'Antico Testamento, dove vi troviamo una infinità di avvertimenti, ma che, ahimè, o si fa finta di nulla oppure semplicemente si pensa che questo non è per noi, in quanto essendo sotto la grazia la legge non ci riguarda più, eccetera eccetera eccetera, mentre invece non c'è niente di più sbagliato. L'Antico Testamento è per noi, e come se lo è.
Di questo ne abbiamo già parlato nel nostro video intitolato, molto importante, ve lo consigliamo, Torah verso Cristianesimo. Questo è il titolo. Torah verso Cristianesimo, la guerra inutile, studio biblico. Di conseguenza non ci ritorneremo sopra, perché sennò dovremmo fare un'altra seduta. Comunque, ripetiamo, guardatelo con attenzione perché è un video importante. Ora, tornando al nostro oggetto, Deuteronomio 28 è un passo delucidante. Si trova nella Torah, quindi nell'ultimo libro del Pentateuco, i primi cinque libri, e quindi nell'Antico Testamento. In Deuteronomio 28 troviamo il famosissimo capitolo che ogni cristiano non solo dovrebbe conoscere, ma lo dovrebbe conoscere quasi a memoria, del quale si vuole subito precisare che non c'entra un bel niente con la ormai nota pseudo dottrina satanica denominata dottrina delle maledizioni generazionali. Anche qui abbiamo fatto un video. Infatti, per chi è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Altro che maledizioni generazionali. Seconda Corinti 5:17. Non solo, non c'è nemmeno alcuna maledizione ancestrale che possa colpirci. E altresì non esiste neanche nessun potere satanico mandato da chi che sia, stregone o sciamano che sia, che possa forse anche sfiorarci. Pertanto attribuire Deuteronomio 28 a una dottrina del genere inventata nello stesso inferno è satanico quanto l'inferno stesso. Ora, Deuteronomio 28 semplicemente parla al presente, ovvero se uno è in Cristo sarà benedetto da Dio, ma se dopo aver conosciuto l'amore della salvezza di Cristo, Ebrei 6 verso 4, 5, 6 e ancora Ebrei 10 verso 26, 27, 28 e 29 e molti altri riferimenti, se dopo aver conosciuto l'amore della salvezza di Cristo gli volta le spalle, sarà maledetto. Ora, attenzione alla parola maledetto. Esso è una traduzione del termine anatema, che significa separato da Dio, appunto maledetto. Altra attenzione va rivolta al termine progenie. Infatti non dobbiamo confonderci come se questo implicasse tassativamente un destino già delineato per i nostri figli. Leggiamo tutto nel contesto. Come già detto altrove, i versi nella Bibbia vanno interpretati alla luce di tutto il canone biblico. Salmo 119 verso 160 ce lo ordina in modo preciso e dettagliato. È chiaro che quando siamo in Cristo tutto è nuovo, come già detto, Seconda Corinti 5:17. Luca 17:34 su questo argomento è a dir poco delucidante. Infatti l'espressione due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato, non fa altro che avallare quanto stiamo spiegando. D'altronde, se due sono in un letto, è chiaro che ci si riferisce a uno stesso nucleo familiare, eppure solo uno sarà preso. Ecco qui che i due facenti parte dello stesso nucleo familiare non solo non sono stati colpiti da questa ipotetica maledizione generazionale, ma non vi si riscontra neanche la benedizione generazionale. Scusate, dal momento in cui se uno sarà salvato significa che è benedetto. Eppure la sua benedizione non è stata spostata all'altro dal momento che è stato lasciato. Ecco qui che il termine generazioni va esaminato alla luce del contesto biblico e non alla luce di un verso isolato da tutto il contesto biblico. È pur vero che spesso i figli devono pagare gli errori dei genitori, attenzione, attenzione. Così come il profeta Daniele, che per colpa dei suoi predecessori fu esiliato in Babilonia, porello, lui non c'entrava nulla. E allo stesso modo avviene ai nostri giorni, qui in Occidente, dove i figli devono pagare i debiti, money non saldati, dei propri genitori, questo alla luce della legge. Ma tutto questo non coinvolge affatto il nostro rapporto personale col Signore, così
come non intaccò il rapporto fra il profeta Daniele e il Signore, anzi, fu grandemente benedetto da Dio, altro che maledizioni ancestrali. Inoltre, in Deuteronomio 28, il Signore si rapporta col suo popolo e non con gli inconversi, i goim o i gentili. Ed è al suo popolo che avverte di non abbandonarlo, in quanto se lo facesse, perderebbe immediatamente la sua protezione. In Luca 11:26 troviamo un esempio concreto, ma i riferimenti sono veramente tanti. Pertanto, il popolo di Israele aveva sia le benedizioni che le maledizioni. E questo a seconda di come operasse, ecco qui, il libero arbitrio. Altro che predestinazione, un'altra pseudodottrina. E non di certo in maniera generazionale aveva tutto questo, così come lo troviamo ben sottolineato in Ezechiele, capitolo 18, verso 20. Leggiamo la scrittura. Allo stesso modo la Chiesa, che è anch'essa popolo di Dio, andrà incontro alle stesse benedizioni o maledizioni del popolo di Israele. Un esempio su tutti? Leggi prima Corinti 11:30. Ma vedi anche Ebrei 12:5-11 e molti altri riferimenti. Ora, avendo specificato che Deuteronomio 28 è per il popolo di Dio e non assolutamente per gli inconversi, e avendo altresì sottolineato che non c'entra un bel nulla con la pseudodottrina delle maledizioni generazionali e che ognuno decide se seguire Dio e trovarsi dalla parte delle benedizioni, ovvero non seguirlo e raccogliere le maledizioni, quando ci separiamo questo dalla volontà del Signore, automaticamente perdiamo la nostra vita spirituale, la nostra vista, scusate, spirituale. Apocalisse capitolo 3 verso 18. E non riusciamo più a discernere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, la luce dalle tenebre, il peccato dalla santità. Vedi Ebrei 5:14, 1 Corinti 2:14, 2 Corinti 6:14-18 e i riferimenti. Leggiamo la Bibbia. Quindi maledizioni, benedizioni si trovano sotto il libero arbitrio di ogni persona e non c'è predestinazione nella parola di Dio che condanna alcuni a una morte eterna e altri no. Anche di questo ne abbiamo già parlato altrove. La Chiesa è stata predestinata ad essere salvata, ma chiunque può entrare in questa predestinazione, chiunque può entrare in questa predestinazione e far parte della Chiesa e uscire così dalla condanna eterna. Ah, benedetto il nome del Signore. Ora, camminare senza Cristo nel nostro cuore a causa del peccato, e non dimentichiamo quanto già detto, cioè che non pregare è peccato, come qualsiasi altro peccato, e il peccato apre le porte a entità non buone. L'avversario avrà la porta aperta, quindi, e entrerà. E una volta che sarà entrato, l'unica cosa che vorrà fare è uccidere. Luca 11:26. Così come ci sono degli angeli accampati intorno a quelli che temono Dio, ma allo stesso modo ci sono angeli caduti che vanno intorno per distruggere, per divorare. Pietro nella sua prima epistola, capitolo 5 verso 8, ce lo spiega bene, ancora Efesi 6:12, ma i riferimenti sono assai. Inoltre, un'altra delle grandi sciagure che il credente va incontro è lo spirito di confusione, presente su tutti coloro che lasciano il cammino della santità. Questo spirito ha un nome e si chiama Babilonia. Questa parola la troviamo nella Bibbia per la prima volta, se non vado errato, nella Genesi, mi pare, nel capitolo 10. Il termine Babilonia significa confusione e indica la confusione spirituale presente nel popolo di Dio, che lascia la retta via cadendo in preda ad esso. Ecco il perché della diversità delle lingue descritta in Genesi capitolo 11 verso 7.
7 o 7 o 8. Allo stesso modo, ai nostri giorni, tutti coloro che a causa del peccato cadono in preda a questo spirito non riescono più a comprendere la parola di Dio, abbracciando così dottrine di demoni, quali ad esempio l'antitrinitarismo, una dottrina diabolica, o la pseudo già elencata dottrina della predestinazione. Oppure, pur frequentando una chiesa di sana dottrina, non riescono a differenziare il bene dal male, la luce dalle tenebre, il peccato dalla santità, ciò che è permesso da ciò che non lo è, chi è in Cristo da chi non lo è, pur frequentando la chiesa. E così si scelgono cattive amicizie, le quali andranno ad aggravare ancora di più il loro stato di confusione. Vedi Matteo 7,21, 1 Corinti 15,33, 1 Corinti 5,6. Insomma, cadono sotto lo spirito babilonico. Sono pieni di confusione, pur frequentando una buona chiesa. Per fare un esempio di tipo pratico, quando un credente nato di nuovo inizia a riprendere le vecchie abitudini, tipo frequentare le discoteche, un luogo di perdizione che non offre altro che alcol, sesso fuori dal matrimonio, si presta in modo esemplare alle liti. La musica è pagana, la musica è assordante, la musica possiede messaggi subliminali. Quindi emotivamente destabilizzante, razionalmente e spiritualmente distruttrice. E questo non lo denunciamo solo noi, ma è lo stesso mondo accademico a lanciarne l'allarme. È chiaro che se si fa questo, se si tornerà al vomito, è comunque ovvio che si inizierà una rapidissima discesa spirituale, la quale aprirà nuovamente le porte del proprio cuore all'avversario. La stessa cosa vale per il gioco delle carte, ivi compreso il solitario. Anche perché che differenza c'è tra giocare in compagnia o da soli? Vi siete mai chiesti perché le carte creano dipendenza? Fino al punto che non poche persone si sono giocate, immaginate, la propria casa con tanto di moglie. Queste cose chi parla le ha viste. È triste a dirsi, vero? Ma la verità è verità e va detta. L'amore non tace la verità. Attenzione. Cosa pensate che produca tutto questo? Ma è chiaro che si tratta di spiriti. Sono spiriti seduttori. Che una volta che ti hanno fatto compiere il gesto, ecco qui il rito di iniziazione, il gesto lo devi compiere, l'azione la devi compiere, la devi portare a termine. Una volta fatta l'azione, ecco qui la porta del cuore si apre ed essi semplicemente entrano. E poi sono guai, in quanto saranno loro a governare la tua vita con i vizi, i lacci, le schiavitù, quindi le dipendenze, eccetera, eccetera. Un altro abisso è la pornografia. Una volta che questa si appropria della tua mente, quindi del tuo spirito, sarai suo schiavo e nulla potrà liberarti dai suoi artigli, salvo che ovviamente la grazia di Dio, che però ricordiamo è stata lasciata. Altro laccio demoniaco che alcuni credenti nati di nuovo hanno ripreso dopo la nuova nascita, e qui ci vogliamo soffermare un pochettino, è la musica metal, la quale, per chi non lo sapesse, è altamente satanica, pertanto viene ampiamente utilizzata dagli stessi satanisti. Quando questa viene introdotta in una chiesa, normalmente viene falsamente denominata metal cristiano. Che triste. Personalmente ci fa tanto ridere questa espressione a dir poco satanica quanto gli stessi musicisti che la suonano. Che poi da ridere non c'è nulla, ma c'è solo che da piangere. Infatti questo nome, metal cristiano di cristiano,
No, scusate, ma non ha neanche il nome. Ci sarebbe tanto da dire su questo argomento, veramente tanto, ma per motivi di tempo si procederà ad una mera e rapida esposizione. Tanto per cominciare, è falso che bisogna utilizzare la musica metal per evangelizzare i metallari. E chi parla ha molta autorità in questo tema, e lo dico con umiltà ma con franchezza. Chi parla ha molta autorità in questo tema, dal momento in cui, prima di conoscere il Signore Gesù Cristo, che mi ha liberato, era un seguace di questa maledetta musica satanica. Al punto che era anche un pocatore chi parla. Chi segue questa musica sa cosa significa questo termine. Ma quando Cristo è entrato nel mio cuore, tutto è cambiato. Tutto, ivi compresi i gusti musicali. Pensate! Cominciai ad apprezzare anche la musica classica. Pensate un po' che cambiamento! Cosa fa lo Spirito Santo nel cuore di un credente? Ora, la domanda che qualcuno potrebbe porsi è: perché non si può utilizzare la musica metal per evangelizzare? È una buona domanda e richiede una buona risposta. Quindi la risposta è molto semplice e si risponderà con un'altra domanda. Domanda: si può utilizzare qualcosa di satanico, quindi di peccaminoso, quindi di mortale, per evangelizzare? Facciamo un esempio. È come se per evangelizzare i porno shop ci mettessimo a promuovere i video pornografici facendoli passare come film cristiani di evangelizzazione. Ridicolo, no? Qualcuno dirà: beh, ma è assurdo il paragone. E invece non è assurdo, è attinente ed è la stessa porcheria sempre di Satana, solo che si tratta di modi diversi per proporre lo stesso sterco, perché di questo si tratta. E adesso, come si dice sempre, possiamo dire qualsiasi cosa a patto che lo si dimostri. Ebbene, procediamo alle dimostrazioni. Per chi non lo sapesse, e chi parla ha studiato musica in una scuola. Bene, per chi non lo sapesse, in una situazione musicale non dobbiamo circoscrivere al testo vocale la trasmissione del messaggio che si vuole diffondere. In poche parole, tradotto ad un linguaggio più comprensibile, se vuoi dire qualcosa non necessariamente lo devi cantare. Puoi dire la stessa cosa senza voce. Come? Semplice, con la musica. Ah no? Ebbene sì, cari amici, i misteri della musica sono a dir poco straordinari. E conoscere il loro potenziale è fondamentale. Quando una persona si trova davanti a un brano musicale che non è cantato, quindi strumentale, stiamo parlando di musica strumentale, il suo spirito, cioè lo spirito dell'ascoltatore, e il suo corpo riceve il messaggio trasmessogli attraverso il suono e le vibrazioni delle onde da esso prodotte. Questo messaggio può essere positivo, amen, gloria a Dio per i messaggi positivi, ma può essere anche negativo, e questo lo sanno molto bene coloro che propongono queste musiche. Ora, se il messaggio fosse negativo e noi lo sgridiamo nel nome di Gesù Cristo e non lo ascoltiamo, se il messaggio di questa musica strumentale fosse negativo, il messaggio porterebbe ansia, depressione, quindi invogliare al suicidio o altro. Leggete le storie denunciate dai mass media di quanti si sono suicidati ascoltando questa porcheria di musica. Porterebbe anche agitazione, porterebbe violenza. Cos'è pogare? Pogare è violenza. Porterebbe anche voglia di fare sesso. Porterebbe esuberanza incontrollabile, inciterebbe a ballare senza controllo, sia in modo aggressivo oppure anche erotico. Potrebbe anche trasmettere scontento, apatia, malinconia, angoscia, tristezza, disperazione, frustrazione, nervosismo e cose simili.
Mentre invece, se il messaggio trasmesso dalla musica fosse un messaggio positivo, il messaggio sarebbe appunto un messaggio di tranquillità, di pace, serenità, temperanza, benessere, rilassatezza, allegrezza, calma e tutte cose simili a queste. Cioè un messaggio positivo, e gloria a Dio quando la musica porta un messaggio positivo. Ripeto, stiamo parlando di musica strumentale, non cantata, quindi non è necessario, ripetiamo spesso, cantare per trasmettere un messaggio. No, si può anche trasmettere senza canto, solo con la musica, un messaggio positivo, un messaggio negativo. Apriamo, giudichiamo, abbiamo intelletto, ragioniamo, questo è importante, giudichiamo ogni cosa che ascoltiamo, che guardiamo. Quando la musica è buona, cioè trasmette un messaggio positivo, è uno strumento utile per molte cose, ad esempio per adorare il Signore, per celebrare il Signore e, perché no, per conciliare il sonno, o magari anche durante un lungo viaggio in macchina ci aiuta a rimanere svegli, o magari semplicemente il piacere di ascoltarla. Ha un messaggio positivo, è buono farlo, ovvero ascoltarla. Preme sottolineare che ciò che stabilisce, questo è importante, se il messaggio della musica sia positivo o negativo, attenzione, non è di certo la velocità di essa. Infatti la musica può essere velocissima ed essere da Dio, viceversa, pur essendo molto lenta, può trasmettere un messaggio satanico. Quindi non giudichiamo mai la musica in base a questo parametro, ovvero la velocità. Non è un parametro che ci, appunto, identifica il carattere o il messaggio che sta apportandoci. Teniamo inoltre presente che mai un brano musicale sarà privo di un messaggio, si tratta solo di discernerlo, questo è importante. Ecco perché dobbiamo dimorare in preghiera, in digiuni, in comunione col Signore costante, affinché Dio ci dia intelligenza spirituale. Ora, specificato quanto detto, è doveroso smascherare la musica metal, denunciandone il suo carattere satanico, il cui messaggio, come già detto, è destinato a creare tensione, quindi ad agitare e a creare tutti gli stati d'animo già elencati adesso, poc'anzi. A darne l'allarme non è solamente la Chiesa evangelica o chi parla, magari è qualcuno che ha delle idee stravaganti. No, non siamo solo noi a darne l'allarme, o i religiosi del mondo in generale. No, assolutamente no. Sono gli stessi mass media internazionali, sono gli esperti, gli studiosi, le associazioni specializzate, che nulla hanno molto spesso a che vedere con le religioni, e non poche volte sono anche atee, estranee a Dio, eppure denunciano queste cose. Se si investigasse seriamente questo argomento, si potrebbe constatare con estrema chiarezza e facilità che quasi tutti i gruppi heavy metal e hard rock sono strettamente vincolati con l'occultismo, con la stregoneria, col satanismo. Ora, se questo tipo di musica ha un linguaggio satanico, la domanda del milione è la seguente: come può un credente adottare una musica del genere e proporla come musica cristiana? È questa la famosa domanda. E ancora, come si può pensare che inserendo un testo cristiano in una musica con un messaggio satanico, che è il messaggio di quest'ultima, cambi? Per fare un esempio, anche lo stesso messaggio dell'Evangelo deve essere annunciato coi parametri evangelici. Tradotto, se un credente andrebbe in giro per la città prendendo le persone anche fisicamente, urlandogli con un tono pieno di rabbia, pieno di ira, quasi appendendoli al muro, e gli griderebbe: Gesù ti ama! Pensate voi che questo messaggio verrebbe ricevuto? Non sto dicendo che non bisogna predicare ad alta voce, attenzione, non sto dicendo questo.
sto dicendo di predicare in modo aggressivo, aggredendo le persone anche un po' fisicamente, insomma, pensate che venisse ricevuto questo evangelo? Ma lui stesso rischierebbe il linciaggio. In poche parole, è la stessa cosa che succede col mal denominato metal cristiano. Benedetto è il nome del Signore. Quando un credente nato di nuovo inizia ad ascoltare questo tipo di musica, attenzione, in pochissimo tempo inizierà a non pregare più. Attenzione, inizierà a non santificarsi più. Inizierà ad allontanarsi dalla lettura, della meditazione, della parola di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione, perché chi parla ha visto coi propri occhi giovani, nati di nuovo, tornare a questo vomito. Costoro, dopo essere stati debitamente e insistentemente avvertiti dal sottoscritto, non hanno fatto caso all'avvertimento. Non è passato molto tempo che hanno lasciato la chiesa per andarsene in giro con i capelli lunghi, vestiti tutti di nero, con un trench metal in pelle nera tipo corvo, per intenderci, spaventando così persino le persone che gli passavano a fianco nei marciapiedi. E come dice la scrittura, dai loro frutti li riconoscerete. E questo non vale solo per le persone. Pertanto, se una musica provoca questi frutti, il suo messaggio è chiaro: è meglio abbandonarla fin tanto si è in tempo. Arrivati a questo punto, ci si potrebbe domandare cosa c'entra tutto questo col digiuno. Beh, la risposta è molto semplice. Quando un credente nato di nuovo si apparta dalle vie di Dio, magari pur continuando a frequentare la chiesa, è chiaro ed evidente che la sua vita non è più governata dal Signore. Mi dispiace, ma è così, la verità va detta. Questo implicherà che il suo spirito vada in preda allo spirito dell'avversario. E questo ci deve far riflettere in maniera molto seria, alla luce della stessa parola di Dio, quanto si sta rischiando. C'è anche da sottolineare che per quanto possiamo essere caduti in basso, l'avversario non potrà mai impedirci di gridare a Dio, a patto che lo vogliamo. Vedi, ad esempio, la storia degli indemoniati gadareni. Matteo 8:28, costoro, nonostante fossero impossibilitati dall'essere sciolti da quei legami, nessuno poté impedirgli di andare ai piedi di Gesù per ricevere la liberazione. Allo stesso modo, chiunque si venisse a trovare in una situazione del genere, seppur in maniera inferiore, deve andare di corsa ai piedi del Signore. E siccome in questa seduta stiamo trattando l'oggetto del digiuno, è chiaro che uno dei metodi per essere liberato da lacci, catene, spiriti che per colpa nostra hanno trovato una porta aperta nel proprio cuore, metodi appunto è il digiuno, la preghiera e le sue. Nota bene, si è affermato che il digiuno è solo uno dei metodi, in quanto, come già detto, alcuni credenti, essendo molto malati, non possono digiunare. Quindi per costoro va bene, lo faranno in modo diverso, ma attenzione, dobbiamo far molta attenzione. Quando, non avendo una malattia che veramente ci impedisca di digiunare, non lo facciamo. Questo non solo ci priverebbe di grandi benedizioni, ma ci esporrebbe a tentazioni e molto altro. Una vita spirituale attiva implica necessariamente il digiuno come pratica costante e assidua in tutto il nostro pellegrinaggio terrestre. Altro fattore importante è ricordare che stiamo parlando ai nati di nuovo, cioè ai cristiani. Non dimentichiamo l'esempio già fatto sugli apostoli, che gli fu chiesto di digiunare solo dopo la conversione. Matteo 9:15, Luca 22:32. E altresì l'esempio degli indemoniati, che non essendo convertiti di certo non digiunavano, ma furono liberati immediatamente. Il digiuno è per i conversi, per i nati di nuovo.
e comunque il Signore può operare come vuole e a prescindere. Il digiuno è uno strumento necessario nella vita del credente, il quale gli permette di comunicare con Dio in maniera particolare. Infatti, quando digiuniamo, stiamo dicendo al Signore che crediamo in Lui. Una cosa è dirglielo con le labbra e un'altra sarà dimostrarglielo con dei fatti concreti. Uno di questi è appunto il privarci del cibo, che, come noto a tutti, quando ci manca ci fa soffrire, di conseguenza lo si fa con fatica fisicamente parlando. Con questo non vogliamo elogiare la fatica e la sofferenza, in quanto il Signore ha già sofferto per noi, e nessuna nostra sofferenza o fatica ci potrà mai giustificare davanti al Signore, ma sarà solo che la grazia e il sacrificio di Cristo atto a giustificarci, atto a giustificare il credente davanti al Padre. Ma certamente quando rinunciamo a qualcosa che ci costa, stiamo dimostrando di avere fede in Lui in maniera particolare, e Dio ama la fede, Ebrei 2:6. Inoltre, quando digiuniamo, dimostriamo altresì che la cosa per la quale lo stiamo facendo, sia essa il ricevere una liberazione, un ministero, oppure digiuniamo per la conversione di un parente o di un semplice sconosciuto, per noi è molto importante e crediamo fermamente che Lui può. Insomma, è un modo imponente per bussare a quella meravigliosa porta. Matteo 7:7, Giovanni 10:7. Il digiuno è altresì un mortificare il nostro corpo, ovvero la nostra carne, tradotto la nostra carnalità. Quando andiamo contro i nostri istinti peccaminosi, mortifichiamo la nostra carnalità, in modo simile avviene col digiuno. Esso ci fa perdere forze, cioè ci indebolisce fisicamente, e questo vale anche per fare il peccato. D'altronde, quando si è senza forze, lo si è per tutto, quindi anche per peccare. Questo vale per quei credenti che sono afflitti da qualche laccio, del quale, non riuscendo a liberarsi, stanno pregando per ottenere la liberazione. Ad esempio, uno su tutti, il laccio delle sigarette, che, come noto a tutti, ogni anno miete migliaia di vittime, solo in Italia. E di certo Dio non ci ha chiamati a distruggere il nostro corpo, che è il Tempio di Dio. 1 Corinti 3:16. Quando si digiuna secondo Dio, vero è che ci si indebolisce fisicamente, ma attenzione, perché al contempo ci si fortifica spiritualmente, gloria a Dio. E comunque anche fisicamente ci fa molto bene, come asserisce la stessa medicina. Si ricorda nuovamente che ogni cosa deve essere fatta però con criterio, attenzione, secondo le proprie disponibilità fisiche, sotto il consiglio di una persona molto matura e temperata, e soprattutto non bisogna soffrire di patologie che ci impediscono di affrontare il digiuno. Non dimentichiamo che Dio ascolta tutti indistintamente. Altro fattore importante è comprendere che quando non si è mai digiunato, le prime volte si manifesteranno dei fortissimi mal di testa. Ecco uno dei motivi per il quale si consiglia di iniziare molto piano e assolutamente con poche ore. Poi, col passare del tempo, man mano che il nostro fisico si abituerà, i mal di testa cesseranno definitivamente. Altro fattore che si ritiene importante menzionare è il caso di chi soffre di anoressia. Bene, personalmente chi parla non gli consiglia di digiunare. Mi dispiace, ma chi parla la vede così. Piuttosto, il consiglio è quello di mangiare e di pregare che il Signore lo liberi da questo laccio diabolico. Attenzione. Insomma, il digiuno, se fatto male, ci porterà delle conseguenze fisiche negative e di conseguenza anche spirituali. E Dio non vuole questo. Ci raccomandiamo massimo discernimento spirituale, razionale. Non dimentichiamo quanto già detto sui discepoli di Gesù,
i quali non gli fu permesso dal loro maestro di digiunare in quanto ancora prematuro. Ripetiamo, ogni cosa ha il suo tempo, il suo momento. Ora torniamo però alla pratica del digiuno. Nota bene, Gesù disse: primo, resistete alla carne; secondo, mortificate la carne; terzo, non assecondate la carne. Questa deve essere un'azione coercitiva della nostra anima sulla nostra carne. In poche parole, togliere la libertà al nostro corpo di seguire la via che esso vorrebbe per seguire la via dello Spirito. Galati 5,16. Inoltre, la Scrittura ci parla di autocontrollo o spirito di correzione, che dir si voglia sono sinonimi. Ecco qui che la Scrittura pone enfasi sul fare attenzione alla vita cristiana che ogni giorno viviamo. Come già detto, quando non mangiamo il cibo ci manca e quindi il pensiero del digiuno è sempre presente durante tutto il giorno. Questo ci aiuta a indirizzare tutti i nostri pensieri costantemente a Dio e alle sue cose. Altra cosa importante è quella di ricordare che dobbiamo digiunare non solo per qualcosa della quale dobbiamo essere liberati, questo è importante, ma anche quando ci troviamo pienamente ben saldi davanti a Cristo. Che poi, scusate, ma c'è sempre qualcosa a cui morire in Cristo. Filippesi 1,6. Ora, digiunare, vivere una vita nel pieno del volere del Signore ci fortificherà a non cadere nello spirito babilonico, quello già detto poc'anzi, ovvero andare in confusione spirituale, una piaga molto comune ai nostri giorni che, per chi non lo sapesse, sono gli ultimi. Bene, il digiuno, se fatto da un vero credente in santificazione e preghiera e non da un empio, ci fortifica in tutto, anche dalle tentazioni che vengono sia dal nostro io, Giacomo 1, 13-14, ovvero dal nemico. Un esempio chiave di questo è il digiuno del Signore Gesù. Egli, dopo essere stato battezzato in acqua dal Battista, fu introdotto dallo Spirito Santo nel deserto. Questo è scritto in Matteo 4. Ivi, dopo aver terminato il grande digiuno di ben 40 giorni, senza mangiare e senza bere, fu tentato per 3 volte. L'avversario gli disse: seppur tu sei il figliuol di Dio, di che queste pietre divengano pane. Matteo 4,3. Se siamo accorti alla scrittura, questa fu la prima delle 3 tentazioni. Pensate che fu un caso? Assolutamente no. Infatti, se esaminiamo la scrittura con attenzione, ci possiamo facilmente rendere conto che il Signore Gesù, nei 40 giorni di digiuno, non ebbe fame. Ecco qui il miracolo, ovvero il doppio miracolo. Il primo miracolo consiste nel non farlo morire, sia per mancanza di cibo, ma soprattutto per mancanza d'acqua. Infatti, qualsiasi persona ben documentata sa perfettamente che quando si entra in un deserto, e ricordiamo che nei deserti non esiste l'acqua, dopo 2 giorni, se la temperatura è di 48 gradi e il deserto della Giudea ne supera i 40 gradi d'estate e comunque anche d'inverno non scende sotto i 30. Se non si ha dell'acqua, superati questi giorni, si perde conoscenza, si sviene e dopo pochissimo tempo si muore. Ecco qui il primo miracolo. Il Signore non solo non morì il terzo giorno, ma il suo corpo, che ricordiamo era perfettamente umano, durò ben 40 giorni nel deserto. Ci sono stati uomini, non di Dio, è vero, che sono sopravvissuti in via eccezionale però, senza cibo per 40 giorni. Ma attenzione, perché la stessa scienza dice altresì che esso è impossibile in un deserto. Ecco qui uno dei perché, non l'unico ovviamente, il digiuno del Signore fu fatto a
fu portato a termine in un deserto, in maniera tale da turare la bocca a tutti. E ricalchiamo nuovamente che nei deserti non esiste l'acqua. Pertanto tutte quelle concezioni che mirano ad abbassare la grandezza del nostro Signore Gesù, asserendo che vero è che non mangiò, ma in compenso beve, ma queste cose sono false. Sono false quanto gli stessi assertori. Anche un bambino di 5 anni della nostra scuola domenicale sa perfettamente che in qualsiasi deserto non c'è acqua. D'altronde si chiama deserto. Il secondo miracolo invece consistette nel fargli affrontare tutto il digiuno senza fame. Nel verso 2 leggiamo quanto segue: e dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Alla fine ebbe fame. Nota bene i termini dopo e alla fine, entrambi molto delucidanti, ovvero chiarificanti. Pertanto il Signore Gesù, durante tutti e 40 i giorni e tutte e 40 le notti, qui la scrittura è precisa, solo allora ebbe fame e solo allora fu tentato. Questo non significa che in seguito non sarà più tentato, questa è una blasfemia, ma è anche un oggetto diverso dal presente, pertanto lo sorvoliamo. Come già detto, questa fu la prima delle tre tentazioni e ovviamente non fu a caso la prima. La scrittura ci rivela che il Signore ebbe fame, ecco perché fu la prima. Il fatto che non fu la terza o la seconda ci rivela che il Signore ebbe una grandissima fame, impariamo a interpretare le scritture. E pertanto fu altresì una grandissima tentazione. O pensate che il diavolo ci tenta là dove ci è facile vincere? Se così fosse, scusate, ma non si tratterebbe di una tentazione. Fu pertanto una difficilissima situazione per il nostro vittorioso e vincitore Re dei Re, il quale non senza fatica la superò, in quanto aveva, ricordiamo, un corpo perfettamente umano. Ad ogni modo lo fece egregiamente, come un vero e proprio campione. Notate come il viscido diavolo fu subdolo. Egli cercò di ingannarlo avvalendosi di ciò che era vero e legittimo. Ma come disse l'apostolo Paolo, non tutto ciò che mi è lecito è utile. Prima Corinti 10:23. Notate come subdolamente gli dice la verità. Pensate, gli dice la verità. Già, quando il padre della menzogna ti dice la verità, puoi stare tranquillo che dietro la mano nasconde la falce. Egli disse: se tu sei il figlio di Dio. Era una domanda, sì, era una domanda, ma anche un'affermazione. Ed era vera, amen, gloria a Dio. Altro che se era vera. Quindi, essendo il figlio di Dio, aveva ed ha tutta l'autorità di dire, di fare e di decretare. Ed è lì che il diavolo subdolamente cerca di far leva per provocare la sua caduta. E a questa sua affermazione andrà ad aggiungere la frase: di che queste pietre divengano pani. Quanto mi dà fastidio questa affermazione, poi vedremo perché. Ecco qui che la strategia demoniaca trova tutta la sua completezza in una subdola finezza, andando a colpire il Signore, che ricordiamo nuovamente aveva un corpo umano esattamente come il nostro, proprio nel suo momento più di bisogno, ricordandogli delle cose verissime e proponendogli delle cose tra virgolette legittime, sulle quali vogliamo spenderci qualche considerazione. Prima considerazione: tanto per cominciare, il Signore Gesù non deve prendere ordini da nessuno, tantomeno dal viscido diavolo, per cui l'affermazione ordine di a queste pietre che divengano pane se la doveva tenere per sé stesso. Pensate, mi dà fastidio a me, figuriamoci al Signore, che
che questo viene e ordina, ma che te ordini? Se la doveva tenere per se stesso. Quindi questo ci deve insegnare a prestare molta attenzione alle nostre necessità quotidiane. Benedetto è il nome del Santo Signore. Di che queste pietre divengano pane. Lui non doveva dire al Signore quello che il Signore doveva fare. Seconda considerazione. Gesù aveva moltissima fame. D'altronde aveva appena terminato un digiuno di ben 40 giorni. Pertanto, apparentemente, tra virgolette sottolineato, poteva tranquillamente dire a quelle pietre di diventare pane, in quanto, come già detto, il digiuno era terminato, quindi sempre apparentemente poteva tranquillamente mangiare. Ma è veramente così? Risposta: no, assolutamente no. Il perché? Molto semplice. Vero è che il digiuno era terminato, ma non dimentichiamo tutto quello che si trova intorno a un digiuno. A cominciare dal fatto determinante che il digiuno si fa al Padre. Di conseguenza, se si fa al Padre, è chiaro che deve essere consegnato a chi? Al Padre! E non di certo al diavolo, per cui se è per Dio non è di certo per la propria religione o per il proprio io. Di conseguenza, assecondare una petizione del genere sarebbe stato un vero e proprio tradimento al Padre. Fu proprio questo che il Signore Gesù gli rispose con l'affermazione: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Nota bene il termine di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il digiuno procedeva dal Padre, era per il Padre, doveva essere consegnato al Padre, pertanto doveva essere il Padre a decretarne il termine, da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ecco qui questa solenne affermazione. Nota bene la finezza del diavolo, la quale, per quanto artificiosa, fu ben identificata e isolata dal Signore. Facciamo attenzione anche noi alla nostra vita spirituale, che allo stesso modo sarà bersagliata dalla stessa finezza, proponendoci cose che apparentemente sono legittime, ma che in realtà di legittimo non hanno un bel nulla. Al verso 11 troviamo la conferma di quanto stiamo considerando, dove sarà il Padre a decretare il termine del digiuno. Come? Semplice, mandando degli angeli per servirlo e confortarlo. E alla fine del digiuno troviamo il frutto del digiuno, che si può riassumere molto pragmaticamente con le seguenti considerazioni. Sono solo 6. La prima è una maggiore comprensione dell'opera demoniaca intorno di noi. Seconda Corinti 2:11. La seconda è una maggiore comprensione dell'opera angelicale intorno di noi. Salmo 91, versi dall'11 al 16. La terza, una maggiore comprensione della presenza di Dio intorno di noi. Salmo 53, 5. La quarta, una maggiore comprensione dell'azione di Dio intorno di noi. Isaia 65, 24. La quinta, una maggiore forza per affrontare le tentazioni intorno di noi. Zaccaria 4, 6. E l'ultima, la sesta, un maggiore discernimento spirituale ed una maggiore lucidità spirituale per la comprensione della parola di Dio, evitandoci di cadere in preda allo spirito di Babilonia, quindi alla confusione spirituale e dottrinale sulle verità bibliche. Matteo 4:10. Gli esempi potrebbero continuare, ma fermiamoci qui. Il punto centrale del digiuno del Signore Gesù è quello di insegnarci una infinità di verità, alcune delle quali sono state appena valutate, ma vivendo una vita cristiana in modo serio e coerente ne scopriremo moltissime altre.
così come il Verbo si è incarnato in un corpo, prendendo forma umana. E questo Verbo o parola è il Signore Gesù, Giovanni 1. In modo analogo lo stesso Verbo si deve incarnare in ogni cristiano attraverso della fede, Galati 2:20 e riferimenti. Ecco il perché risulta indispensabile concretizzare una comunione costante col Signore, nella quale vi rientra inevitabilmente il digiuno che, ricordiamo, ha come fondamento la preghiera in tutte le sue sfaccettature: adorazione, ringraziamento, richieste e intercessione. Il tutto a voce udibile, come dice la Scrittura: offriamo a Dio il frutto delle nostre labbra. Salmo 95:2, Salmo 119:171 e riferimenti. Non si può vivere una vita cristiana senza il digiuno, a meno che, come già detto, non si abbia una malattia che ce lo impedisca. Come stiamo vedendo, il digiuno è qualcosa di molto importante e non va assolutamente sottovalutato. Un'altra verità fondamentale da tenere presente è la seguente. Quando ci si reca in chiesa, si ottempera a un comandamento di vitale importanza, Ebrei 10:25. Ivi si trova la presenza del Signore Gesù, Matteo 18:20. Ciò comporterà la benedizione, quindi la nostra crescita spirituale, Salmo 133:3. Questo è uno dei perché chi trascura il congregarsi rimane un bambino spirituale e chi frequenta con assiduità sarà spiritualmente molto superiore da chi si affaccia soltanto la domenica o ancor peggio una tantum. Ora, nonostante il Signore sia sempre presente, non è detto che ogni volta che andremo in chiesa sentiremo la sua presenza. La si può sentire così come non la si può sentire, oppure possiamo addirittura sentirci afflitti a causa delle molte prove che stiamo attraversando, Seconda Corinti capitolo 7:5. Ora, sia che la sentiamo o che non la sentiamo, la parola è chiara: ivi sarò in mezzo di loro, Matteo 18:20. Si tratta di un principio biblico e non di un sentimento. Con questo non annulliamo il sentimento, ma la nostra guida non sarà di certo il sentimento, piuttosto la parola di Dio. Allo stesso modo avviene col digiuno. Durante o dopo di esso possiamo sentire la presenza di Dio, così come non la possiamo sentire, ma ne rimane il principio. Dio c'è e si vedranno i risultati, siano essi immediati oppure tardi. No. Non dimentichiamoci che uno dei frutti che Dio si aspetta da noi è la fede. Pertanto, se Egli non ci ammaestrasse come un padre amorevole, privandoci anche del sentire la sua presenza fino a farci crescere nella fede, ciò ci verrebbe contro e non di certo a favore. Pertanto impariamo a camminare per fede e con perseveranza, che a suo tempo, se lo faremo, ne mieteremo i frutti. Gesù è fedele, confidiamo nelle sue promesse e perseveriamo. Così come gli atleti devono aspettare degli anni prima di vedere i risultati dei propri sacrifici, allo stesso modo il cristiano li vedrà a suo tempo. Galati 6:9. Molte volte quando si digiuna, giustamente, giustissimamente, si chiede a Dio: Signore dimmi, Signore parlami, Signore fammi conoscere la tua volontà e cose simili a queste. Ora però può succedere che si dimentichi una cosa molto importante, ovvero che, come già detto, è bene fare questo, ma attenzione a non dimenticare che la volontà del Signore si trova scritta in un libro chiamato appunto la Bibbia. E che prima di sperimentare le cose straordinarie di Dio, dobbiamo conoscere quelle ordinarie. Pertanto cerchiamo sì le cose straordinarie, per carità, quali ad esempio visioni, apparizioni angelicali, rivelazioni particolari, Shekinah, eccetera. Ma attenzione a non dimenticare che Dio ha deciso di parlarci attraverso il suo figliolo, che ricordiamo
è la parola di Dio. Ebrei 1 verso 2, Salmo 119 e insomma tutta la Bibbia. Pertanto leggiamo la Bibbia. Ora, al fine di non recare confusione su questo delicatissimo argomento, vogliamo ripetere e specificare ulteriormente quanto detto. Non stiamo dicendo che non dobbiamo cercare le esperienze con Dio straordinarie, al contrario la Bibbia ordina di cercare queste cose e chi parla ne ha fatte tantissime. Stiamo semplicemente dicendo di non accantonare la Bibbia fino al punto di non leggerla più per seguire il Signore unicamente che nelle esperienze straordinarie, e questo principio appunto è biblico. Anche perché come faremo a giudicare una esperienza se viene da Dio oppure no? Senza la parola? Galati capitolo 1 verso 8 e 9. Prima di concludere con questa seduta vogliamo riflettere su una realtà spirituale assai rilevante. Una volta il Signore Gesù disse: in verità, io vi dico, chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste. Giovanni 14 verso 12. Questa affermazione è importantissima e va esaminata attentamente in quanto è letterale. Il Signore Gesù non parla, come diciamo a Roma, tanto per parlare. No, no, la sua parola è sì ed è amen. Per fare un esempio, potremmo utilizzare la figura dell'Apostolo Pietro. Se ben ricordate in Fatti degli Apostoli, capitolo 5, verso 15, vi troviamo l'episodio dove Pietro guariva le persone senza neanche toccarle. Ora, non che fosse Pietro il guaritore, piuttosto lo Spirito Santo. Allo stesso modo, quando il Signore Gesù afferma che noi faremo cose maggiori, non siamo noi che le facciamo, ma è Lui che ce le fa fare. Il motivo? Semplice, quello di innalzare il Padre. Giovanni 14, verso 13. Pertanto non dobbiamo scandalizzarci quando ascoltiamo delle testimonianze di uomini che hanno fatto cose maggiori di Gesù, dal momento che Lui stesso ce lo ha predetto e ce lo ha promesso. Come già detto, lo vogliamo ripetere per non lasciare dubbi né creare fraintendimenti, non che siano stati loro, ma sono stati semplici strumenti di Dio per innalzare il Padre nel Figlio. Appunto Giovanni 14 verso 13. Venendo ora al nostro oggetto, il digiuno, vi sono stati uomini che a seguito di una particolare chiamata per un ministero particolare e molto potente, sono stati inseriti dallo Spirito Santo in un digiuno di 40 giorni, pensate, e alcuni anche di 41. Qualcuno potrà rimanere perplesso, ma è importante capire con chi si ha a che fare. Quando diciamo la parola di Dio, cari amici, ma è Dio? Ora vogliamo porre la seguente domanda. Qual è la differenza fra un miracolo e un altro? In fin dei conti, un miracolo è sempre un miracolo. Sia che il mare si apra, sia risuscitare un morto, o far crescere una gamba a chi non ce l'ha, far recuperare la vista a un cieco dalla nascita, oppure sanare un lebbroso o un malato di HIV. Personalmente, chi parla non vi trova nessuna differenza. Come già detto, un miracolo è un miracolo. Punto. Allo stesso modo è per il digiuno di 40 giorni. Molti credenti si chiedono: ma com'è possibile che una persona rimanga senza mangiare e senza bere per ben 40 o 41 giorni? Risposta: non è possibile, anzi è impossibile, quindi è un miracolo. E non è il nostro Dio il Dio dei miracoli? Per cui se Dio è il Dio dei miracoli, e lo è, amen, e se Egli ci ha promesso che ci avrebbe fatto fare cose maggiori delle sue, non si capisce come mai alcuni si scandalizzano se un credente viene introdotto in un digiuno di 40 o 41 giorni.
è un miracolo, punto. Qualcuno si chiederà, come credergli? Beh, la risposta è molto semplice. Tanto per cominciare, quando Dio chiama un credente a effettuare un digiuno del genere, si tratta di un evento eccezionale per la chiamata a un ministero internazionale o perlomeno nazionale a grande scala. E certamente si vedranno i risultati, quali ad esempio guarigioni, grandi miracoli, grandi conversioni, ma soprattutto il segno distintivo sarà una predicazione e un insegnamento della parola di Dio profondo e privo di qualsiasi ombra di falsità, portando così al ravvedimento e o alla conversione grandi moltitudini. Pertanto il nostro metro di misura per giudicare, 1 Corinti 14:29, ciò che accade nel seno della Chiesa non sono i miracoli, anche perché possono tranquillamente non esserci. E poi non dimentichiamo che il miracolo più grande è la nuova nascita. Ma il nostro metro di misura è la parola di Dio. Pertanto la predicazione e l'insegnamento dovranno essere perfettamente biblici. Deuteronomio capitolo 13, i primi 5 versi. Matteo 7, i versi 22 e 23. Matteo 24, verso 24 e molti altri passi ci ricordano quanto sia pericoloso orientarci per i miracoli. Attenzione! Ma soprattutto vi invitiamo a leggere Deuteronomio 13, i primi 5 versi. Ora, a questo punto qualcuno si domanderà, come si fa a capire allora quando Dio ti chiama a fare un digiuno del genere? Tanto per cominciare, si vuole subito precisare che a grandi scale non è un problema nostro, dal momento in cui questi credenti sono molto rari e in tutto il mondo si contano sulla palma di una mano e non due, per ogni secolo che passa. Ad ogni modo, allo stesso tempo, è importante parlarne in quanto comunque conoscere queste verità bibliche è necessario dal momento in cui sono bibliche. Pertanto vogliamo esaminarle insieme. Al di là del fatto se il credente viene avvisato prima oppure no, o come viene avvisato dal Signore, il punto principale che è stato chiamato per questo straordinario digiuno è che, essendo un miracolo ed essendo anche biblico, come abbiamo già visto in Matteo 4, la fame deve scomparire completamente. Inoltre, le forze fisiche rimangono le stesse durante tutta la durata del digiuno. Questi due fattori sono determinanti. In assenza di queste due manifestazioni non c'è assolutamente nessuna chiamata da parte del Signore. Pertanto, se qualcuno decidesse di farlo in virtù di un sogno, cioè che deve digiunare per 40 giorni, stiamo parlando di digiuni di questa entità, certamente non sarà un sogno attendibile. Ci sono stati credenti, tra virgolette, maturi, che si sono messi da soli a digiunare per diversi giorni, senza mai mangiare né bere, e poi alla fine, sturbati dai morsi della fame, sono svenuti. È il minimo che gli poteva succedere. E gli è andata anche bene. Ma come si può essere così poco spirituali e soprattutto così poco razionali? A tal proposito, più avanti faremo un accenno sul digiuno di Esther che durò 3 giorni, ma adesso andiamo avanti. Nella famiglia di chi parla ci sono stati credenti che hanno digiunato diversi giorni senza mangiare assolutamente niente e per giornate intere, digiuni di giorni consecutivi. Questo però, attenzione, a seguito del battesimo nello Spirito Santo e non prima. E come già detto, non avevano un filo di fame e in più erano in perfetta forma fisica. Non erano stanchi, per nulla, per niente affamati, pieni di potenza, soprattutto ovviamente spirituale, ma anche fisicamente erano forti e freschi, come se avessero appena mangiato. E non facevano altro che lodare il Signore in continuazione, tanta era la sua presenza. Sono miracoli questi. Il punto è
facciamo attenzione a non metterci da soli in situazioni che il Signore non ci ha chiamato e allo stesso tempo non rifiutiamoci quando Dio ci chiama. Il consiglio personale è quello di tagliare sempre il digiuno alla fine della giornata, così come lo prescrive la Bibbia, 24 ore, come già detto appunto. E nella Bibbia lo si fa e il giudaismo lo conferma. Lasciamo i super digiuni di 2 o di 3 giorni consecutivi a uomini di Dio fatti e con ministeri ben radicati e avviati, e che comunque hanno molta esperienza, sia spirituale ma anche materiale, e le due cose non sono nemiche. Altrimenti si rischia di farsi male. Ad esempio, se ti metti a digiunare per 2 giorni consecutivi e ti viene un mal di testa insopportabile, la domanda del milione è: ma dov'è Dio in questo digiuno? È Dio che fa il miracolo, amici miei, non noi. Pertanto, se Dio non fa il miracolo di farci passare la fame e di non farci sentire stanchi, siamo rispettosi nei suoi confronti e della sua parola. Salmo 127, verso 1. Ecco qui la differenza di quello che si è detto all'intro della seduta, ovvero fra il digiuno guidato da quello non guidato. Alcune volte il Signore chiama il credente a digiunare e lo può fare nelle forme più svariate, non limitiamolo dalla nostra mente. Ci può chiedere un digiuno di 1 giorno, 2, 3, 10 e così via. Allo stesso modo ce lo può chiedere consecutivo, quest'ultimo però per chiamate molto particolari, ma normalmente lo si fa mangiando la sera. E come già visto, non tutti ce la fanno, non tutti lo possono fare, quindi facciamo attenzione che sia Dio a muovere il tutto e non la nostra mente. Stare 2 o 3 giorni non mangiando senza affrontare i morsi della fame è un miracolo di Dio, pertanto atteniamoci ai parametri divini. Ovviamente ci sono persone che a seguito di una chiamata al ministero hanno maturato esperienza e li fanno anche con la fame, ma non dimentichiamoci che hanno uno scopo molto importante davanti a loro, ovvero quello di affrontare ad esempio campagne evangelistiche molto potenti in posti particolari come l'Africa, l'India, dove veramente la stregoneria è fortissima, dove il satanismo è veramente potente e le avversità sono grandi e si rischia anche la vita. Un esempio su tutti, come già detto prima, è il digiuno di Ester. Nel capitolo 4, nel verso 16, questo è il classico esempio di un digiuno di 3 giorni consecutivi, sia senza cibo che senza acqua. Se facciamo attenzione a questa triste storia, di lì a poco tutti quanti sarebbero stati trucidati. Ora, immagina se qualcuno ti dicesse che da qui a 3 giorni verresti ucciso. Domanda: essendo tu un credente, non faresti la stessa cosa? Anche perché, come si dice, morto per morto, tanto vale morire pregando e digiunando. Ora, mai nessuno morirà per mancanza di cibo per 3 giorni, ma se mancasse anche l'acqua e si superassero i 48 gradi di temperatura, dice la scienza, allora sì. Ora, il principio è questo. Come già detto, lo ripetiamo, in questo caso particolare, se devo morire, dovevano morire, quindi se devo morire, tanto vale morire digiunando al Signore, riconoscendolo come il mio Signore, come l'Onnipotente, quindi come colui che è, e io digiuno per Lui, quindi credo in Lui. È grande questo digiuno. Ecco qui un digiuno estremo, ma attenzione, fatto in una circostanza estrema, è voluto dallo stesso Signore. Questo lo si riscontrerà dall'esito del digiuno e comunque, leggendo un po' tutto il libro, lo si capirà. È un libro molto profondo questo, e quindi
non vogliamo adesso immergerci in questo libro perché non ne usciremo più fuori. Ora, attenzione, in mancanza di questi eventi straordinari, grandi prove, grandi ministeri, grandi necessità di vedere grandi miracoli, affrontare entità sataniche molto forti. Quanto è forte il satanismo in certi posti? Chi parla ha vissuto all'estero e sa che cos'è affrontare queste forze malefiche eccezionali. Ecco perché si ricorre al Signore in modo estremo a volte, con digiuni forti, affinché Dio intervenga. Perché per quanto il satanismo possa essere forte e potente, solo Dio è onnipotente e distrugge tutte le forze del male. Benedetto sia il suo nome, Cristo vive. Ora atteniamoci alla parola profetica più ferma di ogni tempo, la Bibbia. In essa vi troviamo tutto quello che ci necessita, tra cui appunto il digiuno. Pertanto, come già precisato all'intro, iniziamo col digiunare secondo le nostre possibilità. È un cammino, è una crescita. Man mano che andiamo avanti negli anni, cresciamo. Quindi iniziamo secondo le nostre possibilità, oppure se ce la facciamo, mangiando anche una volta al giorno, classico digiuno biblico ebraico, ovviamente dopo aver constatato, lo si ripete molto questo, affinché nessuno rimanga con dubbi, dopo aver constatato sia di esserne all'altezza che di non essere malati. E ovviamente per i giovani nella fede, dopo averne parlato col pastore della chiesa. Ripetiamo sempre, se si è giovani nella fede, gli anziani non hanno bisogno di parlare col pastore. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, cari amici in ascolto, per terminare, vogliamo precisare che con gli esempi appena portati, certamente non vogliamo annullare il fatto che quando si digiuna non bisogna avere fame. Attenzione, ciò non è biblico, e comunque già lo avevamo precisato all'intro, se ricordate. La fame ci sarà, e come, ma durerà poco, dal momento in cui normalmente la sera poi si andrà a mangiare. Il miracolo della sparizione della fame si avrà solamente in quei digiuni particolari dove Dio chiama direttamente il credente ad affrontare un digiuno oltre i confini del normale, appunto quello di molte settimane senza toccare cibo. Allora, in quel caso la fame scompare. Ma se no, quando si fa un digiuno è normale che si ha fame. La stessa parola di Dio dice: quando digiuni ungiti il capo, non far vedere che stai patendo la fame. Questo vuole dire il Signore. Non lo dare a vedere. Quindi è normale avere fame, è normale sentire i morsi della fame, certo, ma lo si ripete, quando ci troviamo ad affrontare digiuni veramente tipo quello del Signore Gesù fatto in un deserto, e questi sono digiuni particolari, allora in quel caso non possiamo far di testa nostra. Certamente dobbiamo farlo secondo la volontà del Signore, e come già detto, ogni secolo di questi digiuni, quanti uomini vengono introdotti ad affrontarli? Pochissimi, pochissimi. Si contano, già detto, lo ripetiamo, con la palma di una mano. Bene, facciamo attenzione, quindi, a non farci male con le nostre proprie mani. Usiamo la saggezza, il raziocinio, ok? Raziocinio, ragione e fede non devono essere nemici. Bene, cari amici, siamo giunti alla fine della presente seduta. Ora non sappiamo qual è il metodo scelto da Dio per te. Ad ogni modo, sia qual sia, possiamo stare tranquilli che sarà quello giusto. E non dimentichiamo che Dio non ci chiede quello che non possiamo dargli. Lo stesso Abramo, prima che gli venisse chiesto di offrire Isacco, fu debitamente preparato dal Signore mediante molte prove, e solo alla fine gli fu chiesto quello che ovviamente il Signore sapeva già che avrebbe potuto fare. Prima di concludere, ricordiamo che non dobbiamo presentare al Signore petizioni che potremmo tranquillamente definire
la petizione che nasce dal frutto del peccato, così come Davide, re David, che dopo aver adulterato, pensate, e aver ucciso il suo prossimo, digiunò al Signore per la vita del frutto del peccato. Quel digiuno non ebbe nessuna risposta. Ad ogni modo, quel bambino non cessò di vivere, anzi incontrò la vera vita che si trova al cospetto del Padre. Questo è scritto in 2 Samuele 12, i versi che vanno dal 15 al 22. E comunque il Signore non fu del tutto indifferente a quel digiuno, in quanto Davide comunque fu ristabilito e gli fu dato un altro bambino che diverrà niente meno che il re Salomone, l'uomo più saggio della terra, ovviamente dopo il Signore Gesù. Pertanto possiamo dire che il digiuno di Davide non fu accolto, sì, ma in una prima istanza, ma comunque in qualche maniera, per chi lo vuole accettare, rispettiamo anche opinioni diverse, possiamo dire che in una seconda istanza Dio non fu del tutto indifferente. Questo ci insegna che non solo dobbiamo rispettare il modo di operare del Signore nella nostra vita, ma dobbiamo altresì rispettare e accettare con umiltà e sottomissione che le risposte di Dio siano diverse da quelle che sono le nostre aspettative. Durante la preghiera, durante il digiuno, durante la ricerca, Dio si riserva sempre l'ultima, quella di accettare, quella di non accettare o quella di darci una cosa completamente diversa da quella che stiamo chiedendo o cercando. Ma comunque vada, sarà un successo. Benedetto sia Egli, perché Egli ci conosce meglio di noi stessi e sa perfettamente cosa ci conviene, cosa non ci conviene. Benedetto sia il suo nome. E per ultimo non potevamo lasciarvi senza ricordarvi una grande verità biblica, quindi una perla biblica: la caduta dell'uomo. Già, la caduta dell'uomo si è concretizzata a causa dell'assunzione di un cibo, Genesi 3:6, e la restaurazione dell'uomo si è iniziata a concretizzare con l'astensione del cibo da parte del Messia, Matteo 4. Come vedete, il digiuno è certamente un argomento importante nella vita del credente. E con questo, cari amici, consci che non abbiamo detto tutto sul digiuno, anzi, abbiamo detto veramente poco, pochissimo, ma comunque in qualche maniera sono stati tracciati alcuni parametri, ma di vitale importanza. E quindi vogliamo terminare qui la seduta e ringraziamo il Signore per averne permesso la sua creazione e la sua pubblicazione. E che la parola di Dio, quello che è stato in qualche modo, secondo le nostre poche possibilità, spiegato, anche secondo la nostra esperienza, che Dio ti benedica, che Dio si manifesti nella tua vita e che Dio ti risponda e ti fortifichi in Cristo Gesù, nostro Signore, Salvatore e Dio. E a Lui soltanto sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Pace e bene.